Mi date delle news? Non abbiamo ancora news, ragazzi. Quindi, ma cosa siete venuti a fare stasera qui? Allora, ragazzi, c'è uno. Chi è di Bologna qui che capisce il bolognese? Allora, hai un de drica schegados. E assomzi a me. Allora, mi dite, la Olli a casa perché i cagnolini non possono entrare in teatro, cioè non hanno il Green Pass, quindi la Olli l'abbiamo dovuta lasciare a casa. Ci siamo? Posso andare? Ok, allora fate finta che avete già sentito la terza campanella, spegnete le luci e appena sono spente le luci, ecco che corre lui, partite col video, ok? Anche in questo caso però nessuno si è accorto che al Carnevale di Santa Cruz a Tenerife il 1º marzo c'erano ben 450.000 persone. E non parliamo di persone sparse per la città, ma 450.000 persone in un'unica zona. Come tutti gli anni, belli stretti, festanti e ballanti. Sto ancora aspettando che muoiano tutti. Fino ad oggi, da queste direttive che ci hanno fornito, cosa avete imparato sul coronavirus? Che non potevi uscire di casa per nessun motivo, ma se dovevi, allora potevi. Tutti i negozi erano chiusi, tranne quelli aperti. Non dovevi andare negli ospedali a meno che tu non dovessi andare in ospedale. Anche dal medico non potevi andare purché tu non fossi molto malato. Quando uscivi ti dovevi ricordare l'autocertificazione, che era illegale ma obbligatoria. Non sono un virologo, non sono un medico e nemmeno un infermiere. Sono solo un osservatore. Che guarda al di là del dito che ci fanno vedere. Ve lo ricordate? O lo avete dimenticato? O l'avete voluto dimenticare in fretta? O l'avete volutamente ignorato? O fate finta di niente che questo qui ha visitato una scuola del Veneto facendosi fotografare e filmare senza mascherina tra adulti e bambini? Anzi, fra tanti adulti e bambini obbligatoriamente mascherati loro. It's 10. And 22. Extraordinarily, a 10th Australian Open title. Ho appena visto un match vincente di Djokovic. Non capisco perché hanno mandato in onda una replica di un vecchio Australian Open invece di mostrare quello del 2023. Perché ricordo che Burioni disse che la carriera di Novak era ormai finita l'anno scorso. Le palle, c'è chi le gioca e c'è chi le dice. Mi spiace, ma la miglior vendetta è il successo. Giornalista con elmetto e giubbetto antiproiettile, con dietro persone che si fanno i fatti loro e una nonnina che va tranquillamente a fare la spesa. Giornalista con elmetto, con dietro la gente in fila tranquilla. Altra giornalista con elmetto e con dietro la gente in fila tranquilla. Giornalista con elmetto, con dietro il turista che fa le foto. Fake news di combattimenti fasulli. Esplosione in Cina del 2015, passata come bombardamento notturno della Russia, video di militari che bruciano plastica per creare finte colonne di fumo, video di militari tra la gente con fotografi al seguito in mezzo alla folla che li ignora e continua a farsi i fatti propri, e poi un bel collegamento in diretta con la gente dietro tranquilla in fila al bancomat, mentre per l'inviato stanno bombardando. Nicola, scusa, devo mettermi un attimo a riparo perché stanno bombardando. Andrei. E va a ripararsi in un inutile angolo a cielo aperto. Ok, stay here. Ok, hanno ripreso i bombardamenti in questo momento, ma è tutto sotto controllo. Solo che è meglio stare un po' al riparo, ecco. È meglio stare un po' al riparo. Mentre invece l'operatore che lo riprende, Okay, stay here, puoi stare lì tranquillo. Poi la solita giornalista con elmetto e giubbetto anti qualcosa. Siamo venuti alla stazione dell'autobus per vedere com'è qui la situazione. Ci sono moltissime persone che ci hanno Ci sono moltissime persone. Come potete vedere, queste sono le
moltissime persone. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori. E allora chi stanno mandando le multe? Inseguimento coi droni a gente per bene, ignorando sbarchi illegali, furti e spaccio. In macchina solo in due, uno davanti e uno dietro, sul sedile opposto. Gli assembramenti di sei persone, i sensi unici pedonali, medici che visitavano solo online, con l'invio delle foto della gola, del ginocchio, delle emorroidi. Elemento virale che usciva ad orari. A mezzogiorno no, ma la sera sì. Permesso di andare a trovare i coniugi a Milano, ma non tra Borgo Panigale e Casalecchio, che distano 7 chilometri. Nella sala d'aspetto un sedile sì e un sedile no, in fila distanziati un metro. Poi sull'aereo tre persone gomito a gomito in un metro cubo. Autocertificazione per andare dove dovevi andare, col motivo del perché ci dovevi andare. I parchi giochi erano chiusi, anche se quell'elemento virale non aveva effetto sui bambini. Bisognava disinfettarsi le mani ogni volta che si entrava in un negozio. Le cassiere protette da un plexiglass per non avere contatti con le persone e maneggiavano migliaia di articoli toccati da migliaia di persone. Gente che applaudiva dai balconi sanitari, che hanno poi cacciato a casa a calci nel culo. Cittadini che facevano la spia sui vicini di casa. Chi era guarito non lo poteva prendere di nuovo, ma doveva fare il siero salvatore per non prenderlo di nuovo. Persone discriminate e lasciate fuori dai bar, dalle poste, dagli autobus. Persone estromesse dal lavoro e private del sostentamento alla famiglia, VIPs senza mascherina che giudicavano le persone senza mascherina. Come? Lo vedete la rovescio? No, io lo vedo la dritta. L'avete capito? Ve la devo spiegare. In questa breve clip potete vedere tre sanitarie in una corsia di ospedale durante l'orario di lavoro, senza mascherina, mentre dietro di loro passa una vera infermiera con mascherina e che probabilmente è l'unica che sta lavorando. Cioè, una scena così già non dovremo nemmeno vederla. Se poi andiamo anche a leggere il post di presentazione su Instagram, possiamo leggere un commento che dice: ormai sempre più brava. E cosa risponde Flavia senza un minimo di vergogna? Abbiamo avuto tutta la notte per prepararci. Abbiamo avuto tutta la notte per prepararci. Compagni di scuola che tentano un tiro al pallone, sempre mascherati, mentre nello stesso momento in TV stanno trasmettendo una partita con 22 fenomeni che stanno correndo in un altro campo, sudati, abbracciati e applauditi dai genitori di quei bambini che stanno tentando un tiro al pallone e che nella paura tengono un metro di distanza. Loro. Mentre in TV quelli là... Che rimanga fra di noi, vi hanno preso per il culo. Ma in forma lieve. Una cosa è certa, non dimenticheremo nessuno, anche se sarà troppo tardi, anzi proprio perché sarà troppo tardi. Ci ricorderemo di tutti quelli che hanno collaborato a questo scempio e anche di coloro che hanno messo la testa sotto la sabbia mentre migliaia di persone innocenti venivano calpestate. O siete ignoranti o siete complici. O siete ignoranti o siete complici. Allora mi dai un po' di luce su tutte le persone, perché ho la telecamera che io amo documentare, quindi anche perché questa è la prima volta che non lo vedete su uno schermo, ma lo vedete in pubblico. Ecco, a questo punto doveva succedere qualcosa che non succede. Perché l'unica cosa che abbiamo preparato non accade. Allora, il plin plon non c'è, quindi io chiamo chi? Silver chi? Silver Nervuti! Ah, ti voglio riprendere. Okay. Fatemi vedere quanta gente c'è. Cos'è quella lì? Cos'è? Loro hanno già capito. Loro hanno già capito, credo, eh. Quella è la svegliotta. Sai che cos'è la svegliotta?
La svegliotta covidiotta. La svegliotta. Allora. L'hai capita o ve lo dobbiamo spiegare? Sai che cos'è questa? È la svegliotta covidiotta. L'hai capita o ve lo dobbiamo spiegare? Capito? Sì. Allora, lui è emozionato perché lui dice, ma io... No, io normalmente... Io dice, io sto in un piccolo studiolo, faccio delle cose, non queste cose qui. Da Tenerife. Comodamente da Tenerife. Non da Tenerife. Ce l'hai, aspetta. Ce l'hai, falla vedere. No, perché, capito? Guarda, vieni guarda, dentro, guarda, aspetta. Guarda, metti. No, guarda. Beh, tieni lì, guarda. Guarda. Eccolo qua. Lui comodamente da Tenerife fa tutte queste cose. Stasera qui da Tenerife, dal teatro di Tenerife. No, questa è una maglietta che mi ha regalato l'avvocato Fusillo. Quindi potete immaginare la nostra serietà a che punto arriva. Allora, questa sera noi racconteremo un po' la sua storia, la storia di Silvio Nervuti, ci saranno degli ospiti, eccetera. Ma da dove salta fuori Silvio Nervuti? Io, diciamo che... ho avuto la fortuna di intervistarlo e ho scoperto che lui ha la coppa che Punto Radio vinse, perché lui era nella radio di Vasco Rossi, Punto Radio vinse, che è questa. È quella lì. Eccola qua. Questa è la coppa che ha vinto Punto Radio 1976, come la radio più ascoltata d'Italia quando non c'era ancora i network. E guarda caso, questo signore si è trovato con una coppa uguale. Che e abbiamo questa? Scoperto, questo era un concorso del Guerin Sportivo che aveva messo sul giornalino, sì, una cedola. Allora, nel 1976 fecero il primo concorso delle prime radio libere e io vinsi come miglior programma e lui vinse con Punto Radio. Esatto. Ok, cioè loro erano... Fu poi Vasco in realtà che vinse. Allora, dovete sapere che Vasco ha visto il video, sì. e vi rivelo cosa mi ha scritto. Piccola puntualizzazione, cioè hai capito? Ad Alassio io ho vinto il primo premio, tu sei arrivato terzo. Non eravamo a pari merito. Punto Radio era la prima, ricordi? Un abbraccio, vecchia cottica. E io gli ho risposto, non ricordi un cazzo. Tu hai vinto come miglior radio, ma io come miglior programma col mio Progressive Music. E lui ha replicato, ah è vero. Io pensavo alla classifica delle radio, non ricordavo i premi di consolazione. E io ho chiuso la conversazione dicendo, vai a cagare ma con le emorroidi infiammate. Ecco. Da amico, tranquillo. Comunque questo è stato l'inizio di Silver. Sì, no, okay? Anche perché io gli ho detto poi, cioè noi ci siamo schivati per tanti anni perché io praticamente lo seguo da quando era Telezola. Un giorno a Telezola, ai tempi negli anni 70, c'erano i programmi con uno con la scrivania a sedere che presentava delle cose. Questo qui era seduto per terra sui dischi. E dico, ma chi è sto strano qui seduto per terra sui dischi? Ed era nei tempi appunto di Punto Radio, dove c'erano già dei personaggi strani dentro, come Vasco, Solieri, Riva e tutti loro. Quindi ho detto, cioè, ci siamo schivati per poco, perché oltretutto a Telezora il tuo regista era il padre di miei amici, Umberto Roversi, e questa sera abbiamo Massimo anche qui. Dov'è tuo Massimo? Figlio. Ciao Massimo! Ciao Massimo! Porca vacca, quindi vedi, ragazzi. Ai tempi erano gli anni 70. No, ma perché poi alla fine tutto è un fatto di genialità. Dov'è che lui è diventato geniale? Perché ha fatto dei video geniali. Io, dov'è lo spunto? Arrivo a Telezola era una stanza così, ok? C'era un tavolino e una sedia, dove leggeva il telegiornale. Poi questo tavolino lo spostavano di là vicino a una pianta e c'erano gli altri programmi. Io dico, scusa, ma... Cioè, quel tavolino e quella sedia allora io dico, sto seduto per terra, ma come? Sì, io stavo contro il muro seduto per terra, però veniamo a te. Allora tu stasera hai preparato anche dei video inediti, perché sì, tu sì, sei sì, soprattutto sì, sì. Un grande montaggio. Io faccio video adesso, faccio conto di essere nella mia stanza di 3x3. Non ho capito niente. Eh? Ah, c'è sto tendone che impedisce di vedere, perché abbiamo anche quelli in piccionaia. Scusate. Allora no, molto più semplice, guarda, facciamo una roba. Dimo. Dite dove ci vedete. Qui ci vedete?
più avanti. Ma il video più... che parla del video che non si vede. Ah, non si vede il video dal tendone. Ah. Vuole... Ma sto tendone si può alzare? Non credo mica, sai. Io credo che. Comunque guardate, c'è la diretta su YouTube sul canale di Silvio, quando andate a casa lo vedete. Cioè, vi vedete i video che non avete visto qui, sì, hai capito? Voi stasera dovete dire, ah che bello, poi domani lo guardate meglio. Esatto, stasera applaudite, domani ve lo godete, tutto così. Ah, oh, siamo messi così, abbiamo allora, improvvisato. Allora, tu hai preparato alcuni video, sì. Il primo è quello delle news che vuoi commentare. Esatto, sì, quello delle news è perché sono le ultime cose, quindi non l'ho montato, lo commentiamo insieme. Insomma. Allora, spegnete la luce quindi. E vediamo il video delle news. Abbassate il video. Non si può abbassare, abbassate il video, non si può. Bambini, ve lo com'è? Vedete dopo. Com'è? Allora. No. Com'è che non si può Allora, parti con il video news. A farla allontanare. Allora. Io lo dico con tutto il rispetto, perché poi lei ci mette la faccia, dunque nei confronti di altri ladri. Mi sta pure adesso. Lei è una ladra, no, ufficialmente? No? Io dico sì, sono una ladra, rubo. Ma no, ma io giusto per sapere, per avere una definizione, lei è una borseggiatrice. Borseggiatrice. Per capire, per rom. Non c'è. Rom. Ecco, questo è, lo commentiamo insieme perché cioè, i ladri normalmente li arrestano, questi invece la chiamano in TV. La chiamano in TV a raccontare che cosa fa, dove ruba, a chi ruba, come mai. Non è che commette un reato, cercano di limitare i danni che lei procura. Questo mi sembra. Sì, certo, mica vada a rubare dentro un bar. No, non va a rubare dentro un bar. Assolutamente. No. Se lei va a prendere il caffè fuori dalla stazione, sicuramente siccome lei non è riconosciuta in Italia, non è che ci sono wanted in tutta sì. Italia, può prendere qualsiasi, un caffè tranquillamente. Qualsiasi cosa che noi facciamo, ormai è diventata una moda fare solo le foto. Sì, ma no, sì. Poverina, le fanno le foto, poverina, dai, smettete di fare le foto delle borseggiatrici, dai, insomma. Poi, aspetta perché non è finita. Allora, quello che voi rubate, ve lo mettete in tasca voi? O quando tornate nella roulotte lo date ai vostri mariti e lo date ai vostri padri? Io rubo per me e non rubo per nessuno e non do a nessuno. Io guadagno per me. Guadagno. Io guadagno per me. Questo è il fenomeno della televisione di oggi. Chiamano la ladra per dire che cosa fa. Poi, l'avete visto questo, no? L'orologio da 8-80.000 euro, non si è capito? No, è 80.000 euro. Ecco. Sì, sta parlando dei lavoratori che stanno manifestando e devono tirare la cinghia. Quindi si è accorto di come è messo e si sfila l'orologio e lo mette da una parte per fare la bella figura, così. Ecco. Questo poi è lui e gli altri sono poi gli stessi che abbiamo già visto in un'altra occasione dove c'è sempre purtroppo da ridere perché questi sono tranquillamente lì che si fanno i fatti loro mentre di là a sinistra sono tutti mascherati, tutti belli assembrati mentre a quanto pare il virus non prende i potenti. Lo stesso tipo è quello che poi poco tempo fa si stava strozzando con quella mascherina. Ce matin, sì, bravo, sì, sì, sì. Le campus. Gli studenti dietro non fanno una piega, si passano mano a mano, gli danno da bere tranquillamente, perché tanto tutti in pausa, capito? Tranquilli. Dopo tanto le taglio, fanno come me, taglio dopo, capito? E poi gli passano qui, poi gli restituisce il microfono perché deve prendere l'altra mascherina. Allora, tranquillo, non c'è nessuno che guarda, sono solo 2-3 milioni di persone. Si mette la mascherina, tranquillo, gli dà il microfono, tutto bello infetto, no? Tranquillamente. E questo è. Ok, e ricominciamo. Non ha visto niente nessuno. Poi c'è l'ultimo. Questo è di 2 settimane fa. Due settimane fa, io non voglio sapere il suo nome perché il suo lo sapete già, io voglio sapere il nome di quelle persone lì intorno con le mascherine FFP2, P3, Q4 e 5 perché sono le stesse che se io entro o voi entrate con la mascherina sotto il naso vi urlano di uscire mentre a quanto pare l'aureola che circonda tutto questo è un'aureola ammucchinata come abbiamo sempre detto. No, considerare Silver che lui era malato, è lì che è malato lui. Lui era ricoverato proprio per quel motivo lì, cioè era malato, ma si permette anche di andare a
battezzare un bambino e viene anche... Grazie. Considerate che questo signore di 86 anni è stata riscontrata una bronchite su base infettiva, però esclusa l'infezione da Covid-19, che ha richiesto alcuni giorni di terapia medica ospedaliera. Come facciamo? Io come lo racconto questo? Come faccio a raccontare questa cosa? L'avete capito? No, cioè non, non è sufficiente, no, questo? No, però chi ha capito... La questione è che tutto il pianeta è sovrappopolato, c'è un problema di sostenibilità di un ecosistema che è quello del pianeta progettato per miliardi di persone e dell'essere umano che è biologicamente un parassita perché consuma energia senza produrre nulla. Il pianeta progettato per 3 miliardi di persone... Il pianeta è progettato per 3 miliardi di persone. 3 miliardi di persone, logicamente, no? Però siamo 8 miliardi. Se siamo 8 miliardi, l'avete capita o ve lo devo spiegare, capito? Grande, sì. Ce n'è ancora? No. Basta, basta. Luce, allora. È progettato per 3 miliardi di persone, siamo in 8 miliardi. Se non ve ne andate di spontanea volontà. No, però volevo dire, c'era anche una stela in Georgia che diceva che massimo erano 600 sì, milioni, sì, 500 però milioni. L'hanno abbattuta, qualcuno gli ha messo una bomba. Certo, certo. Allora, voi vi rendete conto che questi sono talmente comici che vanno oltre a quello che fanno i comici. Punto. Io cosa racconto? Cioè, fanno tutto da solo. Quindi, adesso, come presentiamo un duo comico? Come presentiamo un duo comico? Sono due grandi amici che... Io chiamo solo i miei amici, come Red, appunto. E, mi piacciono, sono due carissimi amici da 20 anni, da quando facevo televisione, e... Vogliamo chiamarli? No, sono veramente molto bravi. Dondarini e Dal Fiume. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie dell'entusiasmo. Dovrebbe arrivare anche il mio collega. C'è il mio collega? Dovrebbe arrivare, perché qua c'è la sveglia, al massimo gliela diamo se è in ritardo. Eccolo, è arrivato, perché è arrivato di corsa, era una serata importante. Grazie. Ciao Davide, ciao. Stop, fermiamo la diretta, fermiamo il televoto, stop a tutto. A cosa serve sto trolley? Ah, perché il teatro è un po', il cabaret è un po' teatro da camera, con due oggetti, due maschere, due costumi, stilizziamo dei personaggi, facciamo vedere delle situazioni. No, ma non serve il trolley, Davide, ci abbiamo 30 metri quadrati di camerino, metti via sto trolley. Lo tengo dalla mia parte. Non è che cambia, non serve il trolley, cioè, Davide. A parte che hai notato, cioè sei entrato te, erano distratti, gli ha più catalizzato il trolley che tu, cioè, per dire la presenza scenica che hai. Sì, eh? Sì. Smettiamo di guardare il trolley, per cortesia, non serve sto trolley, mettilo via. A parte che magari domani non si ricorderebbero di noi, da un particolare si trovano a ricordarci. Cioè? Domani parlo, ti ricordi quei due ieri sera? Ma chi? Dai, i new trolley. Vabbè dai, allora ci presentiamo per chi non ci conosce. Mi presento... Sei uscito prima per presentarti e non ti sei presentato? No, adesso mi presento. Allora, Marco Dondarini. Io e lui andremo via. No. Lascialo lì. Mi presento, Marco Dondarini, attore, comico, improvvisatore, showman, truffe. Grazie, guarda il mio pubblico. Grazie. Io mi meraviglio di voi. Cioè, capisco il periodo brutto, però applaudire le truffe... Cioè. No, applaudivano me, cioè, Davide. Facciamo dei discorsi, poi dopo No, complimenti. No. Dai, presentati te. Mi chiamo Davide Dal Fiume, in inglese from River, con l'Europa Unita, tedesco von Fluss, latino ex flumine. Sì, adesso... Non c'è bisogno di fare l'elenco di tutti i tuoi cognomi. Dialetto Dal Fiume. Ho capito, Davide. Ho capito. Poi dopo, scusa, c'è gente che magari non ti ha mai visto, mentre sei lì che ti presenti con le mani, sei lì che ti sgrattugi. Il prurito non l'ho mica inventato io, eh. Ho capito, Davide, però per uno che fa il nostro mestiere le mani sono importanti. Come stai normale con le mani? Stai normale? Non ci ho mai pensato, perché il cabaret puoi essere spontanei, per cui sono me stesso. Ho capito, però stai normale, normalmente, con le mani, come stai?
Cioè, tu normalmente stai così? È un po' scomodo camminare sui marciapiedi. Cioè, quando non ci pensi sei sovrappensiero, come stai? Cioè, la tua postura da riposo? No. Davide, quando guardi la televisione a casa, sul divano, come stai? Ah, beh, lì dipende dal programma. Se c'è la D'Urso, così. No, ciao Barbara, salutiamo la D'Urso. Oh, se deve essere un problema che non andiamo avanti, le tengo dietro, sanno che le ho? Se serve me lo dite. Ma potrò stare con uno che sta con le mani così? Tienle te. Ma che tienle te? Ti terrò le mani, mettile in tasca ste mani. Beh, tutte e due da una parte. Ah, nell'altro della roba. No, aspetta. Dai, andiamo avanti che non possiamo stare qua tutta la sera. Io volevo ringraziare che molti mi hanno riconosciuto, ero qua in fila insieme a Silver, mi hanno fatto le foto perché io ho fatto Zelig anche prima di farlo con te. Hai fatto Zelig? Sì, prima di farlo insieme a te l'ho fatto anche da solo, quindi... Vivi di rendita? No, allora, ridere... non c'era da ridere a questa battuta. Ridiamo dove c'è da ridere, per cortesia. Cioè, se a loro fa ridere che tu possa vivere, un po' anche a me fa ridere. Non è una gran rendita, eh? A Zeligo ho fatto il personaggio del benzinaio. Con la macchina a metano. Ma cosa me ne frega, Davide? Il personaggio del benzinaio, per chi non lo sapesse, era caratterizzato dalle domande pleonastiche. Sai quali sono le domande pleonastiche? No, non chiedere aiuto al signore. Sono le domande che non hanno bisogno di... No, non guardare, non ha bisogno di... Di niente. Ma che di niente? Non ha bisogno di essere fatte. Sono le domande che non hanno bisogno di risposta. Cioè, quando ve l'ho chiesto io non lo sapevate ancora. Non hanno bisogno di risposta, Davide. Ma te fai una domanda che non c'è bisogno di rispondere, non farla, scusa. Cioè, abbiamo un mucchio di cose da fare, stiamo a perdere il tempo, ma... Ti faccio un esempio di domanda pleonastica, così... Benzinaio, benzinaio, per fare il pieno il pulsante lo devo spingere? No, lo devi succhiare. Beh, succhia il pulsante? Ma chi, Davide, chi? Beh, non è mica igienico con tutta la gente che passa di lì? Ho messo un sacchettino nella lingua ma dopo fa fatica a parlare, non riesce a comunicare, non si capisce cosa vuol dire. Sette del mattino, sto per aprire il distributore. Benzinaio, benzinaio, aperto? No, sono qui perché devo andare a temperatura. E a che ora apro? Ma apro cosa? Cosa apro? Oh, il mio è un altro genere, eh? Bravo, ma è un altro genere. Benzinaio, benzinaio, mio figlio ha bevuto un litro di benzina verde, cosa può fare? Se va piano anche 10 chilometri. Io la capisco come vuoi te. Vabbè, dai, Davide. Il bambino come sta? Ma che bambino? Dai, Davide. Allora, cioè... Ha bevuto la benzina verde? Ma no. Ma Davide, la comicità è un po' di cinismo, un po' di sarcasmo, su, dovresti saperlo. È vero, oggi c'è una cattiveria, c'è un cinismo. Sentivo due persone prima fuori che parlavano, diceva c'è cattiveria, c'è cinismo. L'altro l'ha guardato e dice, vero, è il terzo bar che prendono i cinesi. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra quello lì, Davide? Cosa c'entra? Dai, velocemente, io ho fatto un esempio della mia comicità, fai un esempio della tua comicità, così capiamo... Anch'io parlo delle contraddizioni quotidiane, sì. Come quella volta che siamo andati in quel ristorante, sì. Eravamo in Toscana a fare una serata, dico, mentre tu prepari i microfoni vado a ordinare che mangiamo, poi finito lo spettacolo, allora dico, appena apri il ristorante ordino un secondo, è arrivato il ristoratore, mi ha guardato, fa, aspetti un secondo... Beh, come fa a sapere che prendo un secondo? No, no, io dicevo un secondo di tempo. Ah, io dicevo un secondo di portata. Se aspetto un secondo di tempo, le porto un secondo di portata. Sì, sì, anche due secondi. Vuole due secondi? No, no, un secondo solo. Non c'è bisogno di far 20 metri per sta boiata. Cioè, basta che giri la faccia che si capisce che personaggio fai. Era per far capire chi ero io, ero quello più sveglio. Chiedo scusa, errore mio, pensavo fosse l'invornito. Va bene, un applauso alla sveltezza, hai visto, hanno fatto.
Dai, allora, adesso qua ci sono poi altri comici, allora il vero, dopo chiudiamo, dimostra che sei un vero comico. Il vero comico deve avere la battuta rompighiaccio, quella che apre la serata. Ce l'hai la battuta rompighiaccio? Sì, sì, ce l'ho. Ma cosa vuoi avere? Cioè, se non mi stimi, fai da solo, no. Va bene. Ti faccio un esempio io potevo arrivare qua... Tra l'altro quando sei arrivato te a Telezola, poi ha chiuso. Io potevo arrivare qua questa sera e dire sono contento di essere tornato qua al Teatro di Budrio, un po' che non venivo da queste parti. Fra l'altro nel venire qua mi sono anche perso, è capitato. Per sbaglio sono passato qua davanti, c'è una corsia preferenziale. È arrivata una vigilessa grande così, mi ha guardato e mi ha detto sarebbero 35 euro. Sali. Grazie. Il mio pubblico. Grazie. L'hai capita? L'ho capita, però io non mi illuderei tanto. Secondo me non hanno applaudito tanto per la battuta, ma perché ce l'hanno con i vigili urbani. No, vabbè, dai. L'applauso ai vigili urbani lo facciamo. Okay. Vabbè, l'hai capita? Sì, l'ho capita. Allora, se l'hai capita, falla te e poi chiudiamo. Vai. Falla te. Te l'ho insegnata, falla. Perché non ve la ricordate più? No. Ti ho insegnato una cosa, falla. Beh, è ovvio che la comicità è cogliere di sorpresa, se sanno già cosa dirò è ovvio che non si divertono. Ma cosa stai dicendo? La comicità come uno porta la battuta, il tempo, la metrica, guarda le barzellette, se uno le sa raccontare fanno ridere, se no no. Quest'altra volta la dico prima io. Vabbè, dai, vai. Ero sulla corsia preferenziale, c'era una vigilessa, sì? Mi ha fermato. Sì? Sì? Ti ha fermato? No, no, ma aspetta, fai due secondi di storia, un incipit, poi parti da più lontano, Davide. Vedete da lassù? Ero sulla Salerno-Reggio Calabria. Ma no. Non così lontano, Davide. Oh, adesso te mi dici dove devo andare, io vado lì. Dove vuoi te, da lì prendo direzione vigilessa. Ma che direzione... Ero nei pressi di Budrio, dimmi quello che vuoi. Ero nei pressi di Budrio, che mi hai messo una confusione, la conoscerò, mi sono perso. Allora ho visto un signore, dico scusi, per andare verso la vigilessa, dove devo andare? Lui ha detto, la vigilessa non lo so, il pronto soccorso... Dai, vai la battuta, vai. E poi sono 20 anni che quando chiedo un'informazione per andare alla vigilessa trovo sempre quello che mi dice non sono del posto. Sempre. Da lontano non mi sembra lui, vado, si gira, è lui. Che mi è venuta una curiosità, ma di che posto è quello lì? Ma cosa ce ne frega? Cioè, stiamo facendo la vigilessa, dai che chiudiamo. Sì, no, è che per me una volta vado dalle sue parti, mi faccio dare l'informazione giusta, almeno una volta. Va bene, fa lo stesso. Dai, fai sta vigilessa. Che poi per me non lo sa neanche più dalle sue parti, sempre via da casa. Ma basta! Vai, ce la sono fai. Andato verso la vigilessa, vai. Lei mi ha fermato, ha detto 35 euro, me l'ha già dato i dondarini. No. Grazie. Qui. Grandi, grandi. Dondarini grandi. Dal fiume, venite qui. Perché Silver loro sono qui? Perché sono dei miei amici. Cioè, con Donda ci conosciamo da 20. Da quanti anni? 20 anni, Dolce Amaro. Dolce Amaro. Con Silvano Silvi. Esatto, noi ci siamo conosciuti che eravamo dei giovanotti. Eravamo così. Lui era sempre così. No, fra l'altro, se volete, l'avete vista prima. Volete fare la scena che avete visto in video? Com'era la scena? Com'era la scena? Se non ti vaccini... Se non ti vaccini, ti ammali, muori! Ah, e allora chi stanno mandando le multe? Allora chi stanno mandando le multe? Grande Silver! Grande Donda! Grande Silver! Grande Donda. I miei amici, i miei amici, i miei amici. Amici, poi parli solo di lui. Perché non ti ho conosciuto 20 anni fa. Istintivamente non ti accorgi che sei più amico mio che suo? Pochino, perché sì. Conta più l'anima che tutto il vissuto. Tanto lui quando si il vissuto meglio. È superficiale. Sì, sì, hai ragione. Allora, e allora vieni via con me. Ma che bella, no, dove vai? Lasciamelo qui che ne ho bisogno io. Che bella valigia leopardata. Per le grandi occasioni. Allora, vi chiedo un fatto tecnico. Io credo che non ci sia la voce in spia dei due microfoni.
No, ehi, dei due microfoni dei due. Loro. Nostri? Sì. Il nostro? Ehi, ehi, ehi. Cioè, no, quando cioè, parliamo? Cioè, no, quando stiamo zitti, Davide, che discorso è? Cioè, ma porca miseria, no, veramente. Mi sarebbe finito il numero, però. Spiego. Cioè, io, no, la spia io faccio... è quella roba che vi deve dare... Il... La spia, Davide, diglielo, re. Diglielo. In linguaggio no. tecnico, parlo. No, perché spiego, dopo ci sono due comici... Più bravi. Che vi hanno più... No... Altri due comici che vi hanno chiesto di non far ridere perché altrimenti si rovinate no, lo show. È vero, è vero. E quindi si preoccupa, dice non si sente in spia. E dico la vado a controllare. No, sembra che si senta, sembra che si senta. Adesso si sente, adesso bravi, si sente, bravi. Si sente, mamma ok, mia, Don Danini del Fiume. Ciao, grazie. Torneranno. Grazie a voi. Torneranno. Allora, dopo. Adesso noi lasciamo spazio. Doveva esserci... Quello dell'Halloween Club, ma non c'è. Non c'è, non so, si è perso da qualche parte. Non allora, è Halloween, manca ancora dei mesi. Per noi abbiamo adesso un video che lui ha fatto dove non c'è bisogno di parole. Non c'è bisogno di parole, credo che sia forse il più bello, credo, proprio perché non ho parlato. Senza parole. Vedere i compagni dopo mesi e mesi c'era sempre la voglia di abbracciarli.
quello. Quello che hanno fatto ai bambini è qualcosa per cui non ci sarà mai perdono. Un momento serio, non puoi guardarmi così. Com'è? No, va bene. No, ti guardo. Con te non posso farlo. Perché aspettavo. Con te non posso farlo. No, dobbiamo chiamare un'altra persona adesso. Sì. Allora, ci sono degli ospiti stasera, non soltanto comici. Sono ospiti che hanno, diciamo, testimoniato con le loro azioni, non con le parole, qualcosa di diverso. Uno è Alessio, che è un farmacista. Vieni, Alessio. Vieni, vieni, vieni. Allora, perché lo hai chiamato? No, non è che l'ho chiamato, hanno organizzato tutto per me, con anche delle persone emblematiche di questi 3 anni, e quindi Alessio doveva esserci, per forza di cose. Perché Alessio? Perché cosa Alessio? Hai combinato? Perché Alessio? Perché? Sono stato cattivo. Molto cattivo. Da una parte, forse sì. Cosa abbiamo combinato? Niente, boh, abbiamo fatto il nostro lavoro, c'era un problema sanitario, abbiamo fatto i sanitari, però questo significa essere cattivi al giorno d'oggi. A quanto pare oggi sembra che si è cattivi così, quindi si viene radiati, additati, untore, eccetera. Quindi, veramente... Tu dove hai una farmacia? Sì. Dove? A Bologna. Cosa hai combinato di così malvagio? Niente, insomma, c'erano le persone malate e siccome nessuno le andava a curare, abbiamo deciso di andarle a curare. Insomma, una cosa così. Ma, insomma. E siccome, insomma, c'erano questi medici che volevano metterci a disposizione, gli abbiamo dato modo di lavorare. Come si faceva una volta, no? Prima di 3 anni fa, insomma. Ah sì? Sì. Che una mi volta, risulta, no? Una volta. Cioè, una volta. Cioè, ma vi rendete conto che state applaudendo a una persona che non ha fatto nulla di speciale? Ha fatto. Cioè, vi rendete conto di come è la situazione? Cioè, bisogna applaudire a qualcuno che fa il farmacista, che si preoccupa di chi è malato. Cioè, sembra una roba, hai capito? Cioè, un eroe è venuto dallo spazio, è semplicemente uno che ha continuato quello che è giusto fare. Ma non mi pare, insomma, perché adesso tra un po' abbiamo rischiato di essere sospesi, anzi no, siamo stati sospesi. Anche. Abbiamo rischiato, siamo stati multati in tutti i modi possibili e immaginabili, quindi no, è sbagliato. Sì. Io sono convinto che abbiamo fatto la cosa sbagliata, tornare indietro bisognava mettere la mascherina. Era sicuramente più efficace che bene, curare. Bene, possiamo le già malattie, chiudere, è finita, cioè, la serata, è stato molto bello. No, veramente, cioè, insomma, alla fine se uno avesse messo la mascherina non si sarebbe ammalato, infatti non si è ammalato nessuno. Certo. Cioè, la mascherina obbligatoria. Grazie alla mascherina. Sì, certo, sì, scusa. Sì, sì. Cioè, sì, sì. La FP3, 4, 5 secoli, adesso arriveranno antigas. Antigas, sì. Sì, no, infatti... Come diceva uno, no? Se la mascherina non trattiene se la mutanda non trattiene una scoreggia, figurati la mascherina. Se può trattenere, cioè, per allora, dire. Cioè... Allora, visto che comunque si sta creando una rete, diciamo, di persone normali, non dico risvegliate, non dico illuminate, normali, dove ce l'hai la farmacia? Bologna, via D'Agnini, 34. Ecco. Come si chiama? Ferrari. Ferrari, conoscono tutti. Ferrari, non è merito mio se la conoscono tutti, oltretutto. Allora, Ferrari, via D'Agnini 34, no, lo dico perché ci sta seguendo in streaming, che sono un'enormità. Fra l'altro ci dobbiamo scusare. Io... Sì, no, ci dobbiamo scusare perché purtroppo il social più importante, quello che ce l'ho qua proprio, che sarebbe meglio, ha deciso di non farci accedere allo streaming della diretta, quindi abbiamo dovuto mettere la diretta pubblica sia sul canale di YouTube che su Facebook.
mi tocca anche dirlo, Facebook, capito? Va bene, quindi quelli che avevano prenotato... Certo, verranno rimborsati tutti quanti. Va bene, ok. Andrò a casa io, uno per uno. 5:49 Allora, Ferrari, dare il resto. Allora, Alessio Ferrari, vi ricordo, è in via Dagnini, 34. E due? No, perché... Se qualcuno ha bisogno della farmacia, almeno sa dove viene accolto con un sorriso. Ecco, questo volevo dire, ok? Oh sì, uno che lavora normale, insomma, da un farmacista, normale, ecco, diciamo così. Sì, normale. Da un farmacista normale, ok? Però si sappia che lo era normale anche prima. Anche durante era normale anche prima, ecco. Ok, ok. Grazie Alessio. Grazie Alessio, grazie Alessio. Se vuoi siediti lì, aspetta, guarda, puoi anche sederti qui, magari che c'è un ospite, sì. Si siede lì, così si gode lo spettacolo. È chiaro che Silver c'è stato un divide timpere inventato da Cesare, ok? Ci hanno divisi, hanno messo gli uni contro gli altri. In tutti gli argomenti. E adesso gli uni che stanno cominciando a capire che li hanno fregati, ci sono gli altri che si mettono contro gli uni. Bene. Io inviterei a far una omelia di pace. Padre Buozzi, padre, venga. Sì, 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 ci vuole. Certo. Venga. Grazie, grazie. Venga, padre. La ringrazio, padre. La ringrazio che lei è qui il sabato di Pasqua, padre. Ma è il minimo che si poteva fare. Applausi fragorosi! Good evening, amici di Silver! Ma che meraviglia! Ma che meraviglia! Te, figliolo, stai lì? No, lui voleva vedere padre mentre lei... operava, perché siccome lui è un cattivo, ha bisogno, anzi, se dopo lo vuole confessare privatamente, lo perché facciamo. Ha fatto gravi atti di omissioni di regole, insomma, non è stato. Non ho fatto il tampone, non ho fatto il tampone. Ecco, quindi questo è molto grave. Va bene, ognuno faccia quello che vuole, perché la bellezza di essere qua in questa serata gioiosa, soprattutto perché è una serata veramente di informazione, di interesse, ma è anche un momento che noi vogliamo fare, io lo dico, veniamo da lontano, da San Geronazzo, c'è un plurale, lo capirete, perché non sono solo, ho portato, diciamo, la bomba della serata, e sarà una serata, questi pochi minuti, di grande gioia e di grande entusiasmo. Perfetto. No, con calma, con i vostri tempi, lo so, bisogna un po' rodarsi, un po' scaldarsi, ma vedrete che non sarà questo vecchio prete a farvi sobbalzare dalle poltrone, ma il mio giovane di parrocchia, un ragazzo di una bellezza forse più interna che esterna, giudicherete voi, un ragazzo che si dà tanto, tanto da fare, e che mi piace che sia qui stasera, in questa serata gioiosa e piena di energia. Vai, vedi? Si inizia! Guardali là, i piccioncioni! E allora, amici miei, lasciatemelo presentare come nei grandi shows americani. Regia, pronti con la musica, è sempre la stessa. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame et messieurs, ich was as sichal flahalfem, wachil asek hush huamelchel, questa sera, qui con noi... Niente poco di meno che Marco Pedulini, musica, applausi, vai, è lui, The Original, eccolo, siamo qua, siamo qui, guardate che meraviglia, guardate che cos'è, accendiamo i microfoni, Marco, allora, ti prova, prova, sì, c'è, c'è, ok, allora, c'è, guarda che roba, senti. Non li tengo, hai capito? Hai capito? Sentire se vedere è un po' un problema, ma sentire ma no, se no, ma dai, allora, grazie, veramente noi siamo venuti qua perché ci fa piacere, poi con Silver abbiamo tutta una storia meravigliosa, però l'importante è che ci sia lui, questo giovane di parrocchia, un giovane, insomma, ma quasi 70 anni, comunque un ragazzo... Cosa dice? Vabbè, per dire, un ragazzo che veramente fa un sacco di attività. Facciamo una scheda rapida e poi si canta, perché voglio fare un pezzo tutto
tutti insieme. Peace and love, love and peace. D'accordo, prego Marco, speriamo, vai. Speriamo vada tutto bene. Andrà tutto benissimo, vai. Allora. Allora, io appunto sono Marco Perudini e sono nella parrocchia di San Geronazzo con Padre Buono. Oh, scusi, non l'ho vista. Vabbè, vai, andiamo avanti. Sì. Insieme ad altri giovani della parrocchia noi abbiamo messo su un gruppo col quale ci occupiamo di svariegate attività. Svariegate. No? Sì, sentite la proprietà di linguaggio di questi giovani, svariegate. Ma chi è che lo usa più sto termine, capito? È lì la bellezza di sti giovani, dai. Molteplici, cioè, svariegate. Non so, noi agiamo molto nel sociale o anche per esempio gli anziani, ecco, la nostra specialità, perché noi li aiutiamo nelle loro più piccole difficoltà, gli anziani. Ad esempio, non so, devono attraversare una strada, noi il nostro gruppo sei lì che li aiutiamo. Anche no? Se non vogliono, è lì la bellezza, capito? Beh, no. Noi stiamo sulla provinciale, passano dei camion, dei tir della Madonna, loro questi anziani, su, giù, che gli fa bene alle coronarie, amici si miei. In allenamento. E poi l'ecologia, occhio signori, ecco. Si è buttato una carta per terra, perché se questo vi vede, ammesso che vi veda, vi fa una ramanzina che non finisce più. Non buttate, non riempiamo il mondo di puzze. Capito? Siamo sostenibili. E poi la sua grande, la diciamo, la roba che fa bene per questa sera è la musica, dai. Spiega un po' cosa fai in parrocchia e poi vediamo tutti insieme di dare un senso. Allora, insieme a questo gruppo abbiamo messo su una band e ci chiamiamo appunto i Calici Piangenti, no? E così facciamo della musica che svariega in vari generi, dalla messa dance, la church music, la acid Jesus e poi anche il rock penitenziale, sta roba qua, che roba dei giovani che loro fanno, però io vi assicuro e lo sentirete stasera, quando questo qui attacca con la sua chitarrina si crea calore e soprattutto amicizia. Con la maiuscola, che è la cosa che interessa a noi, un sentimento che ci deve cementare tutti, ed anche foriera di buoni auspici. Sentite l'amicizia, che belle parole, foriera di buoni auspici. Però attenzione, uomo, attenzione. Perché quando arriverà la grande sorella con la falce, allora per amico avrai solamente l'amico zinco, che tutto ti sigillerà adesivamente per l'eternità. Vabbè, è una serata gioiosa. Sì, certo. Una serata, capito? Però vogliamo stare insieme bene. Oggi siamo qua, domani non lo sappiamo. Va bene, ok, ma ti esorcizzo. Scusate, ma lui si è diplomato, è laureato in teologia. Questa qui è la teologia tedesca di un pessimismo cosmico. Ma per dire che siamo legati veramente a un filo di lana. Così, Marco, allora, dai, voglio dire, è una serata gioiosa. Senti che roba. Sì. Allora, quando c'è, approfitta, dai! Ma poi... Che sì, vabbè. Insomma. Poi questo qua veramente ne fa di tutti i colori. Tra l'altro adesso Silver regalo, l'ho portato all'ultima copia. Questo libro che abbiamo editato, e l'ho editato io, però una roba poveri, col ciclo stile, una roba alla buona. Infatti in parrocchia lo chiamiamo Buozzi Invest. Beh, è un libro che è andato molto bene, vogliamo ricordare il titolo, Marco? Ibercolo, che si intitola appunto Cristo mi ha fermato un embolo, no? E questa autobiografia di un sommozzatore. Miracolato, perché nella vita succedono anche le robe positive. Lui ha avuto un embolo sott'acqua e si è salvato. Ha scritto questo libro. Succede, caro il mio merlo. Dai, allora, spazio alla musica. Poi dopo 3 mesi è morto di cirrosi epatica. Ma chi se ne frega? Ma te che devi stare lì a vedere il pelo nell'uovo. Non interessa. Dai, insomma, Padre Buozzi, prima o poi tutti quanti andiamo a vedere i Ravanelli da sotto. Allora, stasera è scatenato. Allora, dai, spazio alla musica. Tra l'altro, non so chi c'è qui di Bologna, ma noi quando veniamo a Bologna, guardate, Bologna è una roba, i bolognesi, ma sono di una simpatia. Noi non capiamo nulla perché parla sto dialetto, ma appena ci vedo, poi io non so, quando vanno a giocare a carte, li vedo, litigano, come dicono qua, litigano, non capiamo niente, ma ci piace, dai. Questo entusiasmo che poi c'è nelle Emilia, ma poi, Padre Buozzi, questa... passione smodata che ci avete tutti qua in Emilia per la coltivazione degli alberi da frutta. È la pianura padana. Ma lo dico sempre. Uno con la... Vai a fare le prugnette. Ma quante volte lo dicono uno con l'altro? Ma me lo dicono. No, Marco.
Anche a me me l'hanno detto, oh, qualcuno vuole fare le prugnette, Marco, ma io non sono capace. Se qualcuno mi insegna a fare queste prugnette. Allora, facciamo il pezzo, facciamo un io pezzo. Io vorrei tanto imparare, padre Marco, poi, lo fanno tutti. Scusate, ma lui è proprio così. Dai, un bel pezzo da fare, voglio vedere tutti qua. Regia, sì, regia, preparatevi, voglio poi tutte le luci sul pubblico. Leo, Maron, proprio effetti speciali. Dai, sfodera l'attrezzo. Tira fuori la chitarra. No, perché l'ho sentito dire questa frase già una volta. Ma... tira fuori la chitarra. E prepariamoci. Non so cosa vuol dire. Marco, voglio un pezzo bello, sì, gioioso, okay, veramente da festeggiare. Ma quello lì che non si muove è una meraviglia. Sì. Io non lo vedo. Per... questo qua che lì è forte, che sta lì. Dai, va pezzo bene. Gioioso. Sì, allora, dai, pezzo fare... allegro, okay, non di quelli, bello allegro. Dai, cosa che abbiamo? Sì, allora, potremmo fare sindrome da sindone. Qual è? Questa storia di questo parrocchiano fulminato dalla visione della Sacra Sindone. Ma no, pezzo allegro, dai, che siamo domani è Pasqua, dai, è gioioso. Ho mandato WhatsApp a te, oh signore. Ma che WhatsApp? Anonimo parrocchiano? Ma che anonimo parrocchiano? Che bella. Quello lì del treno, com'è che si titola? Oddio. Ah, il signore ti refrigera sempre. Questo gliel'ha copiato, buona, tutti. Guardate, okay, lui fa il solista, io gli do una mano piccolina, poi ho un mio input, sì, tutti quanti gioiosi. Andiamo via, di mani, teste, 1, 2, 1, 2 e soavemente cantiamo. Grazie signore, grazie signore, bastonaci signore, grazie, bastonaci. Sì, mi raccomando, belli vigorosi, ad libidum, ad libidum. Ad libitum. Lo so il latino, libitum, isque ferit, usque enim. Linoleum. Vabbè, allora, facciamo una prova piano di mani, teste e testo. Teste e testo. Cos'è? Niente, vabbè, allora dai. Pronti, com'è? 1, 2, 3, mani, teste. E grazie signore, grazie signore, bastone, ci signore. Si può avere la luce tutta in sa tutti, li voglio vedere a uno, accendimi tutto, là sopra vi vedo, non pensate che non vi vedo. C'è qualcuno, io non vedo niente. Signora, signora. Quale signora? È arrivata adesso sta signora, benedetta. Oh. Stia attento, potrebbe farsi male, padre. Signora, stia attento. È arrivata adesso? Non ha seguito le istruzioni. Oh. Non ha visto niente. Rifacciamo tutto dall'inizio per la signora. Allora, il signore ti refrigera sempre. Signora. Allora, facciamo. Sì. Luce, ma la luce di sto teatro è tutta qua. Non avete le lampadine che si accendono? Bastano anche i lumini, quelli da cimitero. Ma che lumini da cimitero? Vabbè, li vedo, dai. Allora, pronti? Mi metto qua così li vedo meglio. Allora, mani, testa, soprattutto là, scusate, è bellissimo, facciamo una roba, prendiamo tutti la destra, a destra, partiamo tutti, vi siete, mani, che non si scontra magari, testa, 1, 2, 1, grazie signore, grazie signore, bastonaci signore, fermi, siete... Ma siete una roba meravigliosa, mi raccomando, faccio un'ultima ispezione, sì, qua. Sii attento, padre Buozzi, no, può farsi male. Allora, non ti ho visto convinto. Vavi di mano, testa, 1. Non riesci a fare tutte e due insieme, o la mano o la testa. Okay. O fa una cosa o fa l'altra. Sì. Mi raccomando, l'anelloggione che è bellissimo. Se volete, aggiunto, potete alzarmi e dire ho visto la Madonna, peace and love, capito? E anche buttarsi giù. Anche buttatevi, sì, capito? Vai, si va. Oh, signori miei, non è obbligatorio farlo. No, certo. Chi non lo vuole fare, non lo fa. Porta una certa sfortuna non farlo, ma è una scelta... Ognuno segna le orme del proprio destino sul pavimento della vita. Bravo, questa mi è piaciuta. Solo la grande sorella con la falce passerà con la cera definitiva per la lucidatura eterna. Ma non c'era bisogno, andava bene così, e perché? Però, dai. Funzione, padre Buozzi. Ok, allora, pronti, regia. Luci tutte bleu, maron, da concert. Maron, canna di fucile. Perfetto. Tipo. Mi fai una luce solo su di lui, bleu? Vabbè. Non so se si sente qua. Boh, vabbè, lo stesso. Aspetta. Ecco, così ti rendi utile. Vieni qua. Mi date un gelato. Ecco. Vieni qui, figliolo. Così, capito? Oh, trovato cosa devi fare. Te. Io mi chiedevo, perché qua sto ragazzo? Cosa fa? Siediti. Ecco, fai l'asta umano.
Mi fa l'asta? L'asta, ti fa d'asta qua sulla chitarra. Anche te, figliolo, esci dal tunnel della droga. Guardami. Ma non so se funziona. Ma come funziona? Allora. Bisogna accenderlo in nome di Dio. Check, check. Funziona? Ah, grazie. Chi è questo signore? È arrivato qua un altro, non ci vede, fa finta di accendere. Ci penso io che ci vedo. Oh, mamma mia. C'è. C'è. Check. Ma lei c'è già il microfono? Ma questo è per te, hai capito? Sì. Tu devi, ah, ecco. Così, con l'espressione un po' gioiosa. Qua. Ok. Ci siamo? Lei è a posto, padre Buozzi. Ok, di Pedulini, Buozzi, sì. Buozzi, Pedulini. Il signore ti refrigera sempre. Sempre sì. Lord refrigerating every time. No, Lord refrigerating you forever, forever. Okay. Si sente bene, padre? No, Buozzi? Niente, un po' di... Posto, posto. Da che COVID? No. È sicuro, padre? Un po' di tosse, niente di più. La tosse è il tamburello della morte. Vogliamo fare sto pezzo? Ok. Te però, vedi che si piega lui. Se tu invece alzi il braccio, sì. Lo agevole, capito? Sì, ecco. Così. Tu guarda lì, capito? Ok. No, così. Beh, dai una sbirciata. Allora, vado con l'intro. Dai, ci sono un sacco di robe. Abbiamo da forza. Sentite l'intro di chitarra alla Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Ok. Allora, 1, 2, 3. No, perché le mani sudate, niente. No, ma c'è tutta l'intro. Andiamo. Ma no, scusi, fa niente, la faccio un'altra volta. Sentite la voce, altro che i neri per combinazione. Per caso. Amico che sali sul treno della disperazione, forse non sai che il Signore ti aspetta. Già. Yes. Ad ogni stazioncina ferroviaria per farti scendere. Oh, si scende. Oh, my Jesus, oh my. Where I'm from. I love you, oh my Jesus. Don't forget me, oh my Jesus. Oh my Jesus, please kiss me. Oh my Jesus, oh my Jesus. Oh, Jesus. È venuto, cioè, c'è un pubblico dalla mia parte, mi è venuto. Ma le viene uno sciopone. Ma che sciopone, dai! Mi manda in accento la canzone. Lui è permaloso, dai. La metrica non c'è più dopo. Dai, vabbè, scusate, lui non si può far nulla, dai. Stai lì con sto microfono, in nome di Dio. Adesso devo ricominciare da capo. Ma come anche tu, cioè, io devo combattere con tutti e due. Andiamo! Ah sì. Se tu tirerai il freno d'emergenza e scenderai, oh uomo, troverai il Signore col suo carretto dei rinfreschi. Gelati. Potrai dissetarti alla sua fonte e lasciar partire quel treno maledetto. Oh yeah. Se invece proseguirai nella sua folle corsa, finirai inevitabilmente nel tunnel dell'orrore. Sentite che bello qua. Perciò uomo, fermati alla stazioncina del Signore. Dai. E acquista un cono gelato al carretto dei gelati del Signore. Acquistalo al gusto che più ti aggrada, fra i mille gusti che hai. Fra i mille gusti che ci sono. Che so, arancia, no, cioccolata, senza far noce. Tutti i gusti. No Marco, senza far tutti i gusti, tutti e mille no, hai capito? Io ho studiato 8 pagine è di la serata di Silvio, un'altra volta, dai, andiamo al succo, dai. Non vedi che sono ansiosi di cantare, dai. Acquista un cono gelato al cacao, poiché... Attenzione! 1, 2, 3. Il Signore punisce i nostri peccati. Bastona. Attenzione! Tocca a voi, teste! Grazie Signore, bastonaci Signore. Grazie Signore, bastonaci Signore. Là sopra dei loggioli, vai! Grazie Signore, bastonaci Signore. Grazie Signore. Finale, vai Marco! Dai! Yes, I love you, Jesus.
I will send you a WhatsApp to you, Jesus. I will write to you, Jesus. Marco, finale, you... su, hai capito? C'è tutto... Ma chi dai? Oh, 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 yeah, oh, 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 yeah. Marco Pedolini, applausi esagerati, musica. Grazie, fratello. Grazie, Roberto Malandrino. E Paolo Maria Veronica. Ed Red Ronnie. Veronica e Malandrino, bravissimi. Bravissimo. Eccolo. I miei amici. Sì, miei sì, siamo veramente amici. Ci conosciamo da 25 anni più o meno. Cosa avete combinato? Insieme? Allora, era 2010, 2009, sì, anche beh, insomma, eravamo, noi abbiamo fatto, noi facciamo tantissime cose. No, fatto... ma padre, la tenga, insomma, l'abito a tarare, sì, la sì, protegge. Insomma, abbiamo tante attività, anche un'azienda di sgombero cantina e pulizia suonai. Consigliatissimi. Molto, sì. E quell'anno lì facevamo le paurosissime visite al museo di zoologia. Una notte al museo dal vivo. Uno spettacolo fantastico, è stata una delle cose. Davvero. Infatti abbiamo fatto 2 anni con un successo enorme, poi non si è più fatto perché chiaramente. Sì. Chiaramente le cose quando di successo. Bello, eh. Appena vi ha detto l'università ha avuto successo, bene, non lo facciamo più. Perfetto. Ecco, però voi avete anche conosciuto un personaggio. Esatto. Un personaggio, diciamo è che. Lì. Veniamo al lì, un so. Personaggio incredibile perché dovete sapere che ho scoperto che Silver è stato vicino a un. Ero il collaboratore. Io direi, non voglio dire l'unico, perché sì. Poi non conosco tutti, ma uno dei pochi politici bolognesi sì. Che avrebbe fatto davvero il bene di Bologna. Lui sarebbe solo. Diventato sindaco sicuramente, perché era un uomo che sapeva stare da tutte sì. Le parti con una grande diplomazia, una grande simpatia. Sì. E quando noi facevamo... Il museo era il periodo del proprio eravamo sotto elezioni, sì, sotto elezioni. E allora c'era il nostro compagno che faceva l'usciere, Maurizio Grano che era un classico vecchio uomo bolognese, di sinistra sì. Che diceva se c'era il CEV faceva questo e una sera ma più di una sera è venuto il è una sera sì. ha fatto perché lui era intelligentissimo. E lui sapeva che questo tormentone piaceva moltissimo alla gente e credo che noi e ogni tanto mi diceva proprio, che ora è? Dobbiamo andare da Malandrino però. abbiamo un video che vediamolo fa vedere quella sera in cui il CEV Cevenini è andato a trovare Malandrino e Veronica. Eccolo. Professore Rarabo. Poesia araba. Allora, professore, non si allarmi. Non riesco a trovare la cagnetta del 18, quella lucina che sappiamo. Senza la cagnetta del 18 non riesco ad avvitare quelle 7-8 alparelline che ho comprato stamattina alla Come. Se non avvito quelle 7-8 alparelline, il girello di cava pediale che gli ho fatto sopra mi prende la sbrisca in giù e comincia a far sgocciolare dell'acqua. E se l'acqua sgocciola, dopo c'è il dramma, eh? Sei bravo? No. Sei manutentore? No. Sei addetto ai lavori? No. Allora museo di zoologia ci vuole un idraulico, vero? Non uno finto, va bene? Se c'era il cielo, c'è il cielo. E si andava. E vinceva. Sicuro che vinceva. Non avevamo delle cagnette del 18 luglio? Avevamo il Prico Center. Sì, il Prico Center. Allora... No, le luci! Le luci è dentro la torre di Sera! Fermo, professore! Oddio! Fermo, è andato poco! Non hanno... Già, no!
No, so che la sera è l'esperimento. No, 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 signora! Allora lo diciamo, siamo a 160 repliche, questa è l'ultima, a furia di chiamarlo, l'abbiamo mandata. Che nostalgia. Non c'è nessun tipo di problema, possiamo. Che meraviglia, Cev. Grande, Cev, grande, grande. La presenza del Cev, no, allora, è grave. Sai, qual è, sai qual è il problema? È che se candidavano il Cev, il Cev vinceva. È come se vinceva. Alla grande. Vabbè, è stato E quindi, diciamo, non poteva scombinare, vuolsi così, dove si vuole ciò che si può e più non dimandare, e ci fermiamo qui. Vabbè. Grande applauso a una persona meravigliosa, Cevenini, col quale quanti anni hai lavorato con lui, Silver? 12 anni con Cevenini, e volevo anche lasciarvi una cosa, perché il Cev c'era, ma il Cev comunque c'è. Oh, che bello. Eh sì, era anche un grande tifoso. Il Cev c'è sempre. Era anche un grande tifoso. Il Cev c'è, e guarda caso oggi il Bologna-Bergamo ha battuto l'Atalanta 2-0. Grazie Silver, grazie di esistere. A, te, a voi. E grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie. Amici. Buona Pasqua. Grazie. Grazie. Malandrino, Veronica. E Veronica. E come ti chiami? Alessio, il Alessio. Microfonista meglio che farmacista, guarda. Allora, tu stai pur qui, Alessio, che sei tanto, un jolly anche te. Tu hai voluto, tu o non so chi, avete voluto Giovanni Trambusti. Perché? Perché? Perché io quando l'ho visto ho detto, ecco, quello è quello che mi, almeno mi dà la forza di poter... obiettare quelli che all'inizio mi attaccavano, tipo Open e tutti gli altri sconvolti, che mi attaccavano sui dati. E allora alla fine ho trovato un ingegnere che ha salvato 4 milioni di dati Istat, ha dovuto creare un programma apposta, e è venuto appunto per farci vedere i suoi dati che abbiamo. Giovanni Trambusti, vieni Giovanni. Allora Giovanni, il microfono. Aspetta, dagli il tuo microfono, dagli un microfono. Vieni qui Giovanni, no, ma altrimenti gli passo il mio. Allora Giovanni, la prima domanda è questa. Da piccolo ti bullizzavano? Beh, qualche volta sì, ma non per quello che faccio ora. No, no, ma perché tu, per salvare 4 milioni di dati, devi aver avuto qualche problemino. Allora, no, li ho salvati perché altrimenti morivano tutti. Insomma. Cioè, cosa vuol dire? Cosa vuol dire salvare i dati Istat? No, vabbè, allora... Istat mette a disposizione pubblicamente i dati, si possono scaricare anche facilmente dal loro sito. Il problema è che nessuno lo fa, cioè diciamo questi dati, pur essendo pubblici, nessuno li scarica per elaborarli e farli vedere. Io ho fatto quello che mi sembrava mancasse. Ecco. Bene, Silver, tu guardando il suo lavoro... Ti ha aiutato? Sì, moltissimo, moltissimo, perché praticamente ha avvalorato io quello che dicevo, e che mi attaccavano i false crackers che dicevano, detto, c'hai i dati falsi, i migliori li abbiamo noi, ognuno c'ha i dati suoi. Alla fine però, stranamente, quando abbiamo fatto le dirette, che abbiamo fatto vedere i dati, non dicono più niente, capito? Stranamente non dicono più niente. Quali sono i dati, diciamo, più strani, chiamiamoli così? Allora, la narrativa ufficiale è cominciata subito con diffondere l'idea che questo fenomeno non era mai successo, cioè che si trattava di un episodio senza precedenti. E quindi mi sono chiesto, ma è vero? E lì mi sono accorto che c'era una divaricazione. C'era una divaricazione tra la narrativa ufficiale, diciamo, televisiva mainstream, e la narrativa ufficiale, sempre ufficiale governativa, Istat, che dicevano due cose diverse. Abbiamo delle slide o li racconti solo? Sì, abbiamo delle slide. Sì, allora, sì. Ecco, partiamo da questa. Ah, eccola lì, perfetto. Allora, non vorrei coprire la visione del pubblico.
Allora, sostanzialmente questi sono, questa è la mortalità per tutte le cause degli ultimi 10 anni, cioè dal 2011 in poi. Notate che il picco di mortalità c'è nell'inverno, quelli sono i picchi di mortalità invernale. Notate che il picco Covid è sicuramente il più alto, io non sono qui per negare niente, però il picco del 2016-2017 è di dimensioni paragonabili, cioè è più o meno, diciamo, alto uguale. Quindi addirittura superiore al 2020 e al 2021, sì. Al 2021 e al 2022. Allora, 2021-2022 sicuramente, 2020-2021 è più alto di quello, ma quello più recente è stato un po' più lungo, quindi diciamo è morta un po' di gente in più. Ma indipendentemente da quello, la domanda che io mi sono posto è stata se noi con un picco come quello del 2019-2020 abbiamo fatto tutto questo ambaradan, già, perché non l'abbiamo fatto nel 2016-2017? È quello. Quindi o abbiamo sbagliato ora o abbiamo sbagliato allora, una delle due, non sì, c'è una via di mezzo. Appunto. Guardiamo la slide successiva. Ecco, allora, questo lo potete trovare ancora, è pubblicato su quotidianosanità.it e si riferisce proprio all'inverno 2016-2017, cioè quello che era nel riquadro. E qui dice, influenza, inverno killer, tra gli anziani il 42% dei decessi in più durante il picco rispetto alle attese. E poi, solo nella settimana picco a metà gennaio, si stimano 3.400 morti tra gli over 65 in più rispetto alle attese. Allora, se io prendo 3.400 morti e li divido per 7, perché erano i morti di una settimana, vengono 486 morti al giorno. Ora, nel 2016-2017 nessun altro regionale diceva stanno morendo, sono morti 486 morti al giorno, è una strage quotidiana. Nessuno lo diceva. Quindi, e stiamo parlando del 42% di anziani in più, cioè non è un dato del 2-3%. No, era una differenza notevole. Quindi è proprio una differenza di narrativa tra, diciamo, il terrorismo che abbiamo avuto di recente e il silenzio totale che c'è stato in anni non lontani. Insomma, 2016-2017 non è mica quando eravamo piccini tutti, insomma, è stato poco tempo fa. Ma secondo te era la prova di quello che sarebbe successo? Hanno fatto la prova, come una prova teatrale? Ma non saprei, questo non saprei proprio. Andiamo avanti. Allora, questo è il grafico di Firenze, io sono di Firenze, forse qualcuno se ne sarà già accorto. Allora, Firenze, come vedete, non ha avuto niente di particolare, cioè il picco sempre 2016-2017 è stato del tutto paragonabile a quelli successivi. Andiamo ancora avanti. Ecco, questo è Bergamo. A Bergamo è successo qualcosa che non è successo da nessun'altra parte. Cosa è successo a Bergamo? E parlo di Bergamo, Brescia, Piacenza, Pesaro, cioè ci sono le città dove è successo un fenomeno particolare. Quindi qui si può vedere che c'è un divario enorme tra la mortalità media degli ultimi 10 anni e quello che è successo in un singolo mese. Andiamo alla slide dopo. Allora, questa è una ricerca pubblicata su Tumori Journal, una rivista internazionale prestigiosa, ma una ricerca italiana, come vedete i nomi sono tutti italiani. E praticamente cosa hanno fatto questi oncologi? Hanno salvato nel 2019 delle provette di sangue di malati, purtroppo di cancro, per studi successivi. Okay? Nel 2021 gli è venuta la curiosità, ma andiamo a cercare gli anticorpi per il SARS-CoV-2. E li hanno trovati. Ora traduco dall'inglese, rilevazione inaspettata di anticorpi del SARS-CoV-2 nel periodo prepandemico in Italia e si parla di settembre 2019. A settembre 2019 in Lombardia il 53,2% di questi campioni ematici era positivo al famoso virus, quindi se c'erano gli anticorpi nel sangue vuol dire che avevano già fatto la malattia, asintomatica, non lo sappiamo, non ci interessa, però quindi il virus già circolava. In particolare la maggiore concentrazione della circolazione del virus era nella provincia di Bergamo, settembre 2019. Slide successiva. Ricordiamo che la pandemia inizia nel 2020. Sì, quindi facciamo una cronologia. Settembre 2019 il 53% dei Lombardi ha gli anticorpi per il SARS-CoV-2, ok? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, non succede niente, cioè la mortalità non aumenta. A un certo punto, a marzo 2020, boom, il virus si sveglia e ammazza tutti. Ripeto, io non sono un medico, non sono qui a potervi dire il perché, però di sicuro qualcosa a febbraio, marzo 2020 è successo
oltre alla presenza del virus, altrimenti non si spiega il fenomeno. Questo è un'analisi che viene fuori dai numeri, non da considerazioni mediche. Ripeto, non sono un medico, sono un ingegnere. Andiamo avanti. Ecco, questo è per far vedere che nel passato, questa è la mortalità italiana per tutte le cause dal 1980 in poi, ci sono stati altri picchi molto simili. Andiamo avanti. Avanti con la slide, perfetto. In Francia vedete che i picchi recenti ci sono delle repliche anche in passato. Andiamo avanti. Lo stesso in Inghilterra, vedete che negli anni 90 ci sono stati dei picchi molto alti. Avanti ancora. In Belgio la Statbel, che è l'Istat del Belgio, dice che il tasso di mortalità in Belgio nell'86 era superiore a quello del 2020, quindi anche qui un'altra testimonianza che non è un fenomeno senza precedenti. Avanti. Questa è la Svezia di particolare interesse. Vedete che ci sono dei picchi negli anni 90 più alti di quelli recenti? In Svezia dove? Niente lockdown, niente mascherina, niente DAD, niente coprifuoco, niente Green Pass, boh. Aggiungete voi il niente che non hanno fatto lì. Allora, la Reuters dice il coronavirus spinge le morti svedesi al valore più alto dall'aprile 1993. Questo significa che nel 1993 è morta più gente in Svezia. Andiamo avanti. Quel tipo lì era il capo dell'Istat svedese negli anni 90 e ha dichiarato una cosa fondamentale. Nessuno ricorda cosa successe all'epoca. Ci fu una brutta epidemia di influenza, ma questo non attirò molta attenzione. Questo a me ha fatto riflettere moltissimo. Cioè, successe un fenomeno peggiore, ma nessuno ne parlò. Avanti. Allora, l'Imperial College di London minacciò la Svezia e disse: se non farete lockdown moriranno 85.000 persone da qui a settembre, se farete lockdown ne moriranno solo 30.000, quindi fate lockdown, ok? Non hanno fatto lockdown e ne sono morte solo 13.000 dall'inizio della pandemia a settembre. Quindi questo ha smentito interamente la narrativa del lockdown che salva le vite. Avanti. Se guardate, la Svezia ha avuto, questo è il grafico dei morti cumulativi, meno morti della media europea e ovviamente del Regno Unito e dell'Italia. Avanti. Avanti. Ecco, allora, questi, il grafico in blu sono i morti italiani. Come vedete c'è stata una rapida salita da febbraio 2020 fino all'apice tra marzo e aprile. E i morti in Svezia sono cominciati un po' dopo e quello che io mi sarei aspettato, se la storia del lockdown fosse stata vera, è che i morti svedesi avrebbero continuato a salire, perché non c'era nessuno a piegare la curva. Quando si è piegata la curva italiana, in pompa magna, tutti hanno detto: avete visto, le misure restrittive hanno piegato la curva. Allora io mi chiedo, cosa ha piegato la curva svedese? Noi li sappiamo questi dati. Sì, noi li sappiamo, ragazzi. Grazie Giovanni Trambusti. Grazie davvero. E andremo avanti ancora perché abbiamo ancora tanto da raccontare con Giovanni. Quindi... Ma dopo abbiamo un dottore, quindi... Senti un po', Manola, vieni qua. Manola è... Bello, perché io non conosco nessuno di questi, non so. Benvenuto Manola. Aspetta, non so se c'è acceso. Sì, è acceso il microfono, però si sente? Sì, adesso sì. Sei benvenuta Manola. Allora, tu sei di Arbitrium. Io di sono il vicepresidente dell'associazione Arbitrium. Che esatto. Cos'è l'associazione Arbitrium? Allora, l'associazione Arbitrium è un'associazione che nasce proprio a ridosso del decreto legge 44 del 2021, e, per cui è, come dire, un pronto soccorso giuridico che ha tentato, e tuttora, insomma, siamo quelli resistenti del primo momento, diciamo, di tutelare le persone che vogliono ovviamente il rispetto dei propri diritti inviolabili. In realtà siamo nati un po' prima del decreto legge 44 del 2021, in modo sostanziale ma non formale, quando c'erano già i primi presidenti degli ordini dei medici che purtroppo rilasciavano interviste sui giornali sulla necessaria obbligatorietà di questo vaccino appunto per i sanitari.
E quindi abbiamo iniziato con una collega, Valeria Panetta, anche se non ci conoscevamo di persona, a bersagliare con delle diffide questi sanitari e questi presidenti degli ordini. E poi piano piano è nata Arbitrium, quindi dal 2021 insomma siamo sul campo. Allora, adesso vi racconto un po'. Innanzitutto, non solo Molla, Marzia Di Sessa, Maurizio Criscione, ci fregiamo di essere gli organizzatori di questa serata, che finalmente vedono dal vivo Silvier Nervuti, siamo tutti suoi fan. E siamo molto 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 contenti di essere riusciti a fare questa cosa che è funzionale a un evento che dovrebbe tenersi il 13 maggio, poi sarete ovviamente informati adeguatamente. Scusa, io li farei entrare a questo punto, sia Marzia Di Sessa che Molla. Marzia, Molla, se c'è Maurizio. Allora, c'è da raccontare questo aneddoto molto carino. Una sera... Dai Marzia! Cos'è? Allora. A me mi fa scappare da ridere perché abbiamo fatto una riunione. Allora, cosa c'è da raccontare di questo? Prima inizio io, poi dopo finisce il Allora, come avete capito... Anche Maurizio dov'è? Il nuovo mondo fa sì che le donne comandano e noi... Sta lavorando e... Riprendi, va bene. Allora, una sera del 25 di febbraio, dopo una proiezione di Invisibili a Osteria Grande, dove c'era un'altra resistente, Marina Ruoroi. Invisibili è un documentario. Un docufilm. Silver, raccontalo tu, Invisibili, che dicono che è un fake, giusto? No, certamente. C'è una trasmissione in TV che sarebbe davvero da... Non si può dire, dove ha detto che sono tutti attori questi del docufilm. Lo abbiamo anche bastonato, sì, un confronto diretto, ma Silver. Noi abbiamo anche aperto un casting, non lo sapete. Esatto. Abbiamo aperto un casting su una ha avuto MQ. Il suo avere quel signore lì. E praticamente ci siamo trovati quindi dopo questa proiezione a casa di un'amica, Silvia, a mangiare dei panzerotti quella sera, buonissimi. E lì ci è venuta quest'idea, Maurizio, io e Marzia, di dar vita ad una manifestazione che poi ha preso il nome 365 volte no, tra parentesi, i, per realizzare quello che tu poco fa dicevi, cioè questa unione finalmente di un unico grande noi e non più un noi contro loro come inizialmente ci avevano posto, no? Il governo, il mainstream. Quindi questa giornata che vuole istituire praticamente un po' il giorno della nostra memoria, quel giorno rosso sul calendario che loro non ci metteranno, ma per il quale noi ogni anno vogliamo prendere proprio un giorno di ferie per organizzare qualcosa di importante, e che abbiamo scelto essere l'1 di aprile. 1 di aprile perché? L'1 di aprile perché da un lato, molto carinamente, visto che era una serata fra amici, mi hanno voluto insomma dedicare questa cosa, perché io l'1 di aprile ho perso il mio compagno e purtroppo a seguito di tachipirina, vigile attesa, ma la sanità Covid in generale, no? Per come veniva gestita dall'alto. E quindi è iniziato il mio personale percorso di risveglio. E questo nel 2020. E l'1 di aprile 2021 purtroppo ci hanno fatto un secondo scherzo d'aprile, pesce d'aprile terribile, con il decreto legge 44 del 2021 che appunto ha istituito l'obbligo vaccinale per i sanitari. Da lì è stato l'inizio della fine. E allora vogliamo, poi Molla ci racconterà quello che è venuto fuori, quindi l'agenda, questi 365 giorni. E la cosa bella è che quello che significa questo 365 volte noi è l'unione di tutti coloro i quali siamo riusciti a dire no nella prima ora, quindi non sottostando a nessun diktat governativo, ma anche il no che è venuto da chi purtroppo è arrivato dopo subendone conseguenze drammatiche. Quindi pensiamo ad esempio alle persone vaccinate che hanno avuto effetti avversi o che vivono con la consapevolezza che qualcosa potrebbe succedere, e speriamo di no.
E voglio aggiungere che una cosa molto importante, siamo per un noi totale, cioè per noi non devono esistere più assolutamente divisioni tra chi è stato consapevole nel primo momento e chi è diventato consapevole dopo. Questo ha portato a delle divisioni e sono state tremende, ma purtroppo stanno ancora continuando. Marzia ne sa qualcosa. Adesso Marzia e Maurizio sappiamo che sono dei combattenti del primo momento, nonostante Marzia abbia dichiarato di essere una persona vaccinata. E questo, pensate un po', che ha portato qualcuno che ritiene di essere antisistema a dire che la nostra Marzia assolutamente una menzognera e che non sarebbe in realtà davvero funzionale all'antisistema, quasi una sorta di infiltrata. Questo è terribile. Stiamo assistendo a dei colpi bassi anche all'interno dell'antisistema. Pensate, anche su di me è stato detto, ad esempio, qui lo racconto perché è buffo, io sono avvocato, non sono più iscritta all'albo, l'ho sempre raccontato sin dalle mie prime piazze perché ho scelto il pubblico impiego, ma a un certo punto raccontavo, appeso la mia toga al chiodo, ma poi sono stata richiamata alle armi purtroppo con questa grave perdita. Eppure anche nell'antisistema ogni tanto mi arrivano delle bordate, come se io non fossi mai entrata in un'aula di tribunale o non potessi più spendere il mio titolo. No, sono e resto avvocato. E allora tutti insieme adesso, senza più divisioni, ci sarà questa manifestazione in cui ci sarà un grande noi, perché il no abbiamo imparato a dirlo tutti. Vaccinati e non vaccinati, non c'è un intelligente e non c'è una pecora. Purtroppo queste parole le abbiamo sentite dire tante volte. Siamo un unico grande noi. Infatti, le persone che adesso purtroppo hanno effetti avversi da vaccino sono proprio tutelati da quelli che, come noi, hanno resistito nel primo momento. Quindi è una grande coesione. Stasera voglio ringraziare tantissimo non solo Marzia e Maurizio che ci sono sempre stati per noi, veramente, grazie. Credo che anche l'ingegner Trambusti sia stato quasi scoperto da Maurizio, ricordo una primissima intervista, quindi non capite quasi. Un po', ecco, senza il quasi, senza il quasi. E ringrazio anche persone, insomma, che stasera non sono qui presenti, come Armando Manocchia, ci tengo tanto, un carissimo amico, e anche lui col suo Piazza Libertà ci ha garantito sempre un diritto al contraddittorio che il mainstream ci ha negato. E ringrazio Silvana, la carissima mamma di Marzia, che ha gestito 700 telefonate in questi giorni, eh? E anche lei è stata fantastica. E grazie a tutti, Silver, Red, ovviamente Fabio Milani, il nostro combattente che fra un po' arriverà, il nostro Alessio Cremonini, l'ingegner Trambusti, grazie, grazie a tutti. E adesso lascio la parola al nostro Molla che ci racconterà un pochino il progetto Agenda. Oh Manola, per fortuna che eri emozionata, se non eri emozionata... Pensa un po', vedi le donne eri... cosa sono capaci di fare. Lo so, lo so benissimo, Molla. Mi è rimasto pochissimo tempo. Ha ragione su tutto e la dico. Questo è poco ma sicuro. Allora, buonasera a tutti. Quando siete entrati questa sera vi è stato consegnato un volantino che spiega un po' quello che è il progetto che cercheremo di finanziare a partire da questa serata. Si tratterà appunto di un'agenda fisica, un planner. La prima data dell'anno sarà il 15 di ottobre anziché il 1 di gennaio e questo già fa un po' capire dove l'agenda vuole andare. Raccoglierà al tempo stesso le testimonianze di persone che sono state discriminate in funzione del Green Pass, ma anche testimonianze di persone vaccinate, casi di malasanità e anche le peggiori porcate, passatemi il termine, che sono state dette in questi 3 anni. Qual è l'obiettivo? Oltre a quello che ha già citato Manola, ovvero dire veramente basta a questi dualismi,
bisogna che ce lo ricordiamo bene, perché ripeto, negli ultimi mesi, complici che le restrizioni sono state allentate, i gruppi a cui abbiamo dato vita, corpo, energie si sono affievoliti. Se non conoscete l'esistenza di questi gruppi, vi invito a informarvi già con la gente qua dentro a teatro. E per chi fa già parte di questi gruppi è ora veramente di tornare a darsi da fare, è ora di costruire alternative, è ora di stare veramente insieme, ma è ora del fare, veramente, ve lo dico col cuore. Grazie a tutti. Ok, molla, non so quanto serva spendere anche pochi soldi per fare un'agenda da dare alle Virostar, io eviterei, li darei a qualcun altro, perché tanto non serve. Sei libero di darla a chi vuoi, la puoi tenere anche te e portarla in giro per tutta Italia, e la puoi dare anche a un amico che magari... non so cosa serve darla a quelli che sono andati in TV pagati per fare delle... Ma magari lasciami togliere quella piccola soddisfazione di andare personalmente a consegnargliela e sentire che cosa ne piace. Certo, la buttano nel cestino subito, non ti preoccupare. Red, posso finire un attimo? No, ti interrompo solo perché fra i ringraziamenti ne va uno particolare da parte nostra, Mattia Florulli, che era il titolare dell'Halloween Pub e che qui a Bologna ci ha consentito sempre di entrare in un pub con la dignità degli esseri umani, sì, quando tutti erano contro. Doveva essere qui stasera. Doveva essere qui stasera, ancora non è arrivato, non l'ho sentito, però un grazie di cuore a Mattia. E poi al nostro Fabio Milani, che adesso ci sarà. Dopo. Sì. Io come organizzatrice mi sento di doverlo dire. No, ma hai ragione, ma ti ricordo che sei emozionata. Sono emozionata ma lucida. E lo ringrazio perché è un altro combattente della prima ora che ha subito il peggior danno per aver curato le persone. E quindi un grazie di cuore anche a Fabio Milani. Ok, grazie a Marzia Di Sessa per quello che fai le tue dirette tutto su 9MQ, 9MQ che sta trasmettendo in diretta adesso su Facebook, sul suo Facebook e sul YouTube di Silver Key, Nervuti. Grazie a Manola, grazie a Molla. Grazie a voi. Vi aspettiamo a maggio, il 13 maggio. Un momento! Calma adesso, no, cosa succede? Tranquilli. Tu lo sai, no? Io ho due amici, sono sempre quelli di prima, non è che cambia molto. No, vabbè, no, prima erano, scusa, è semplice. Dai. Erano Dondarini dal fiume? Sì. E adesso dal fiume Dondarini! Grazie. E dunque, visto che la serata si sta elevando, mi permetto anch'io di fare un po' di teatro, il vero teatro. Siamo in un luogo, il Teatro di Budrio, dove il teatro, diciamo, vedete già... Non avevamo finito. Ma dove stavi andando? Scusa un attimo. Ah, io facevo il giro. Ma facevi il giro? Andavo a vedere che ci sarà qualcuno interessante, arrivavo là, c'eri te. Vabbè, allora, dicevo, mi esibirò in un pezzo di teatro, cioè, Davide, c'è il... come può stare il leggio, cioè, mi ero aperto tutta la cosa, cioè, fai perdere... Guarda che fa anche scenografia. Ma cosa fai con sta roba qua? Cioè, scusi, c'è l'attaccapanni, fai con... Secondo te è meglio le righe così o come prima? Ma te metti l'orizzontale sul verticale? Meglio. Ma per me è meglio se stavi a casa, cioè... Allora, dicevo, mi esibirò, il teatro mi ha chiamato... Nudo? No, allora, ragazzi, già è difficile così, Davide, trova una tua collocazione, ci sono delle sedie... Trova un abbigliamento Così anche... sono più elegante. Sembri scappato di casa, Davide, io no. Allora, dicevo, mi esibirò in questa performance. È con te? No, non...
Fa parte del gruppo, ha fatto le statistiche. Posso cominciare? Da, perché sì. Io mi sto esibendo in questa performance, dicevo. Lo dici come si scrive? No, lo dico come lo penso. E io lo ascolto come lo sento? Tu... Tu lo ascolti come lo dico, Davide. Io non dico più niente. Vabbè, Davide. Mi esibirò recitando un grande autore, un autore che tutti voi conoscete, il grande Gattinoni. Chi è che non conosce il Gattinoni? È una platea intelligente. Per me non lo conosce. Lei conosce il Gattinoni, ovviamente. Come no? Cioè, lei, almeno quello sul palco dica di sì. Cioè, voglio dire, capisco gli altri, lei mi dica di sì. Vabbè, il grande Gattinoni, anche se questo è un pubblico molto, molto intelligente, potrebbe andare bene anche un Pancrazzi, non lo so. Siete più da Pancrazzi o da Gattinoni? Da Gattinoni, vedi? Potremmo anche andare in quel Pancrazzi, in quel Gattinoni che sfocia e si introietta nel Pancrazzi. Ti introietti te? Quando fa di suo se stesso il mio medesimo io. Per me se lasciavi il ricordo di prima te facevi una bella cosa. Mi esibirò in un... D'altronde il grande Gattinoni, te conoscerai sicuramente un pezzo del Gattinoni. Il pezzo più famoso del Gattinoni, qual è? Un po' mi vergogno. Mi esibirò in questo reading. Cioè leggi? Sì. Almeno imparare a memoria, per rispetto. Capisco lui che aveva dei dati che non li puoi imparare a memoria, ma il Gattinoni. Mi viene da ridere per non piangere, Davide. Cioè, hai mai visto Benigni quando recita Dante? Legge. All'inizio, poi è arrivato il Bonifico. Imparate a memoria. Allora, io adesso entrerò in questo teatro di ricerca. E cosa hai trovato? No, teatro sperimentale. Cioè, l'esperimento deve poi riuscire, perché... Teatro impegnato, Davide. Sì, perché se fai il teatro di ricerca non riesce l'esperimento, quando non è teatro di ricerca, è ricerca del teatro, vai là e dici, scusa, c'è il teatro, è impegnato. In questo teatro di denuncia, teatro teatro da strada. Ah, per me bastava anche quella, sì. Teatro drammatico. Soprattutto. Mi esibirò in questa mission, comunque. Almeno non mi fotografano vicino a lui. Allora. Mission Impossible. Allora, procediamo. Ok, chiedo un sottofondo musicale, grazie. La luce blu. Hanno pensato che non serviva. Va bene così? Facciamo così. Procedi. Una volta non era mica così. Hai bisogno? No! Sto entrando nel personaggio, il Gattinoni ha bisogno di essere introiettato. Lasciami lavorare. Dove ero rimasto? Vedi che la conoscono già. Cavolo, è un pezzo famosissimo, si capisce da come lo enciclico. Di ben che è il tuo pubblico. Stavolta non hai il coraggio, sai che ti dicono di no. Io parto, eh. Io mi meraviglio di me più che di lui, Aster. Lo senti il dramma? Soprattutto il dramma. Ehi tu uomo! Te che puoi andare via, vai bene. Adesso mi devo rintroiettare.
Ma cosa fai? Io veramente, cioè, a me passa la voglia di farla sta roba qua. Io non l'avevo neanche prima. Ehi tu uomo che ti crosuoli del tuo essere effimero! Ah! Un male boia! Ah, con l'anello, bocca d'un gran boia! Il teatro è sofferenza. Corroso di inaspritare condite a te stesso! Ah! È solo un foglio, quanto dura ancora? Cioè. Ah. Cioè, fai quello lì, non improvvisare. Che dopo facciamo le scuse e andiamo via. Adopera il tuo ego, anche tu. Sobborga il tuo pensiero. Uah! Facciamo delle statistiche su stui qui. E lascia che la vita si sobbarchi il peso del tuo essere uomo. Ernesto Gattinoni, grazie. 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 Dondarini, grazie. Dal fiume. Grazie, io... Cosa vuoi dire? No, volevo ringraziare voi. Ma per me li devi ringraziare un bel po'. Per avermi fatto esibire in questo grande pezzo di teatro di figura. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Dondarini dal fiume. Grazie. Allora, è detto da noi, non è una gran bella figura. Allora, è un comunicato per la regia, siccome siamo lunghi, allora intanto vi do una notizia, che entro le 11:20, non è che noi dobbiamo finire, il teatro deve essere vuoto. Quindi quando finisce... Fuori tutti al volo. Altra cosa. Chiamiamo un prestigiatore. Esatto. Altra cosa. Ricky, metti il video dei medici, ok? Sanitari e medici. Salta gli altri e metti questo. Ok. Vediamo. Non avete mostrato un minimo di solidarietà verso i vostri colleghi. Prima li avete costretti a 3 tamponi alla settimana, coi quali hanno dimostrato loro di essere sani di giornata, e poi li avete sputati fuori dagli ospedali senza stipendio e insultati come disertori. Anzi, gli avete augurato i campi di concentramento. Il problema è che coi social vi siete rivelati al mondo dimostrando tutta la vostra stupidità e senza un minimo di vergogna avete infranto ogni regola che sbandierate da eroi. Uè, queste sono sale dove lavorate anche voi. Possibile che non vi siate accorti di niente? Possibile che non abbiate detto niente nemmeno quando li avete visti online? Non avete visto niente quando ballavano a Perugia? O quando ballavano a Genova? O quando chitarra in mano cantavano a Frosinone? Non avete detto niente quando il TGR a Rivoli ha intervistato il medico con la mascherina sotto il naso, l'infermiera idem, il chirurgo senza mascherina e l'infermiere idem? Tanto basta mettere la cuffia e i guanti che va bene così, siete solo in TV, cosa vuoi che sia? Magari fatevi anche una bella foto di gruppo con le borsette a forma di mascherina, così chiudiamo il cerchio della coerenza a targhe alterne. E non avete detto niente nemmeno quando Loretta Goggi in ospedale ha cantato Maledetta Primavera senza mascherina davanti alle pecore applaudenti. Avete provato voi ad entrare in ospedale cantando per vedere di nascosto l'effetto che fa? Ve lo devo spiegare. Ancora, diamo un'occhiata al profilo di Priscilla Burgio, che come potete vedere è molto impegnata nelle prove di ballo insieme a un'altra infermiera, entrambe sul posto di lavoro e senza mascherina. E ai complimenti delle colleghe risponde: imparatelo anche voi, così lo facciamo tutte insieme. E non so perché mi viene da pensare che i loro colleghi, quelli che hanno rifiutato il siero salvatore, in quel momento sono trattati come rifiuti e lasciati a casa senza stipendio. I veri medici non ballano negli ospedali, non sfilano in smoking al Festival del Cinema, non fanno i modelli per sartorie di lusso, non insultano i premi Nobel, non postano 1000 foto e video su TikTok e non fanno le virostar in TV. I veri medici visitano, curano e guariscono i loro pazienti. Tutti i giorni.
I veri medici si chiamano anche Fabio Milani. Fabio Milani. Oh, è la star di questa sera. Non so, ma cos'hai vinto per avere tutta questa... Non lo so, l'ho comprato, gli ho pagato il biglietto a tutti. Ecco. Scusate. Com'è andata? Tu saprai fare il medico, ma il microfono se te lo tengo io. No, no, preferisco tenerlo in mano io. L'ho seccato. Com'è andata? È andata. Se siamo qui lo possiamo raccontare, vuol dire che in qualche maniera è andata. Poi come andrà in futuro non lo so, perché purtroppo di persone veramente consapevoli, a proposito di consapevolezza, poi alla fine avrò una piccola foto da mostrare, se poi è passata, se no ve lo dirò a voce. E ritengo che fondamentalmente, scavando fino in fondo, non so in quanti poi hanno acquisito questa consapevolezza, hanno capito veramente in che situazione siamo, quello che abbiamo passato e che cosa ci hanno fatto passare. Con Alessio, che sì, quello lì vestito tutto elegante, perché a me mi ha fatto venire vestito tutto come uno zappatore, lui tutto elegante. Abbiamo passato dei momenti non indifferenti in questi ultimi inverni, perché il problema non era solamente andare a casa a visitare le persone, che è già quello. Il problema era poi fornire a tutte queste persone gli strumenti per poter sopravvivere, per poter superare la malattia. E se non ci fosse stato Alessio, sicuramente tutti quanti i risultati che io ho ottenuto non sarebbe stato assolutamente possibile. Ma questo va detto, perché gli obiettivi si raggiungono tutti insieme. Io penso che ciascuno ha fatto, sta facendo e dovrà continuare a fare un qualche cosa nel suo piccolo. Qualcosa di piccolo, qualcosa di grande, poco importa. L'importante è che qualcosa venga fatto, perché non è possibile continuare a vedere persone che soffrono, che stanno male a causa di questo veleno che gli è stato iniettato, e nell'indifferenza più totale delle istituzioni, di questi assassini che gliel'hanno iniettato e di magistrati, possiamo dire, o ci bloccano tutto qua, eccetera. L'hai già detto. L'ho già detto. Vabbè. E d'altro canto, vabbè, ragazzi. Sì. Fabio, tu devi imparare da lui. Cioè, tu devi usare. Spiegagli un attimo i termini che devi usare. Devi parlare sott'acqua. No, tu, ad esempio, lui usa questi termini. Quali termini usi? La pandeminchia, il siero magico, no? Il coso 19. Devi usare questo qui. Poi alla fine devi dire. Ve lo devo spiegare o l'avete capita? Questa non era studiata, eh? Questa non era studiata. Non era studiata. Non era però studiata. Però hai studiato a tu. Casa, a memoria. Sì, qualche cosina ho studiato in questi 3 anni. E per cui, allora, io è un po' di tempo ora che qualcheduno mi dà un po' di rincoglionito, perché mi sto praticamente fissando un po' sul discorso alimentazione e quant'altro, eccetera, eccetera. Allora, io quello che vi posso garantire è che non sono rincoglionito, almeno per ora. Si può dire rincoglionito? Sì, si può dire. L'hai sempre già detto. L'ho sempre già detto, beh, ok. È la prima volta che vengo sul palco. Per cui la cosa più importante è cercare di stare in salute il più possibile, evitando di mettere piede in queste strutture chiamate chiamate. Hanno già capito. E se non avete capito...
Ve lo devo spiegare? E, perché, non so se è possibile mandare la diapositiva, se è passata, insomma, se ce l'avete, se no va bene. Ma niente. Chi gliel'ha data la diapositiva? Ah, non lo so. Quella che ti avevo girato a te oggi. Ecco, insomma, no. Vabbè, è quello. No. Aspetta, è una diapositiva molto bella che non riesco a fare vedere, però c'è una mamma pecora che dà un bacio al suo agnellino e accanto c'è una mamma che dà un bacio al suo bambino. Questo per dire che, e io non lo faccio dal 90, mangiare gli animali, qualunque essi siano, vi ricordo che in Cina e in Asia mangiano i cani, quindi cagnolini, è una cosa che non va bene. Leonardo da Vinci, se tutti quelli che applaudono smettessero, avessero smesso, il mondo sarebbe migliore. Quello che sta studiando Fabio è qualcosa che va oltre, cioè sta studiando ciò che crea le cause, non i sintomi, ciò che crea i sintomi, la causa. Leonardo da Vinci diceva, il giorno in cui si tratteranno gli animali come gli esseri umani, il mondo sarà evoluto. Ecco. Perché chiaramente io credo che non possiamo, nessuno di noi, dire di essere perfettamente consapevoli finché continueremo a nutrirci della sofferenza di altri esseri. E questo non vuol dire diventare vegani, vegetariani e quant'altro. No, ognuno faccia una riflessione, perché come io ho sempre cercato di dare dei motivi di riflessione alle persone, ho sempre detto non date retta a quello che dico io, ma studiate, analizzate quello che dico per evitare di fare lo stesso errore che hanno fatto, che ha dato retta alla tachipirina e vigile attesa. Pensateci, poi ognuno faccia il suo percorso, piccolo, grande che sia, e sappiate però che e con questo qui chiudo il mio piccolo intervento, che noi non siamo né carnivori né onnivori, ma siamo frugivori e dobbiamo alimentare, abbiamo un'alimentazione che deve essere specie specifica. Tutto quanto quello che non è specie specifica, per cui alimenti di origine animale eccetera, non fa altro che infiammarci, intossicarci, ed è questo che loro vogliono. Per cui ci hanno raccontato, e io sono la prova vivente, ve lo posso dire con tutto quanto il cuore, ci hanno raccontato fino dall'inizio una valanga di minchiate, si può dire, l'ho già detto, e se non l'avete capito ve lo spiego, e apposta per tenerci sempre perennemente malaticci, no? Come il vaccino che funzionicchia, ok? Per cui è semplice, cioè, non c'è molto da dire, ognuno ci ragioni sopra. E faccia le sue ricerche, studi un po' e poi vi saprà letteralmente un mondo, perché nel rovescio della medaglia ci sono centinaia se non migliaia di professionisti che sono stati nell'ombra fino all'altro giorno e che tutti insieme io penso che riusciremo a creare veramente una nuova medicina. E con questo ciao a tutti. Allora, non solo non si è rincoglionito, ma è oltre, sta andando oltre, quindi sta andando ad evitare di dover lavorare. Quindi, oltre ad aver rinunciato allo stipendio, vi invita a mangiare bene, così non avete più bisogno di lui. Dico, più scemo di così non si può, l'avete capita? Ecco. Dottor Fabio Milano, rimani qui Fabio. Silver, tu devi chiamare due persone. Sì, io devo chiamare perché siete venuti veramente in troppi, credo, 500. Io dicevo, magari secondo me vengono 200 persone, invece mi sa che ci sono anche sul tetto, credo. Quindi, no, però volevo ringraziare due persone e chiamarle sul palco perché vengono da Sassari. Dovete venire sul palco perché per quante persone possono venire da lontano, sì, due da Sassari... Hanno da poco battuto i due di Napoli che sono venuti prima. A salutarci. Esatto. Però Sassari, dove sono i due di Sassari? Dove siete? Dove sono? Perché? Cosa? Non ci sono. Perché no? non voleva venire. Vieni. Sì, mica no.
Ma da Sasha. Ma non è che siete venuti da Zola Predosa, cioè non è capito. Stamattina. Hai capito? Si sente, c'hanno ancora l'accento sardo. C'è ancora un po'. L'abbiamo lasciato lì, sì, è venuto con noi. Ma perché siete venuti qui? Perché siamo venuti qui. Siamo venuti qui perché come si fa a stare lì senza vedere lui? Non so perché. No, io non ho colpa, io non ho colpa. Sì. Ma scusa. Sì. Loro sono venuti, meritano un premio. Sì, assolutamente. Quindi? Un attimo, arrivo. C'è una camicia. Sta andando a prenderci una delle sue camicie. Come fai tu? Siamo lì. Guarda, cioè, tu sai già tutto. Non è che sia un granché, no, però c'è una L e una XL, guardaci. Questa è la tua e questa è la sua. Questa grazie, è la sua. Grazie. Ecco. Le mettete grazie, adesso. Vogliamo vedere sul social una foto di voi due insieme, perché, anzi già l'ha indossata adesso. Ecco qui. Guarda. Perché stamattina ho preso queste due, poi ho detto sono indeciso su quale mettere stasera. Ecco fatto. Oh, ecco. Andate vicino, ecco, vieni qui oh, Fabio. Aspetta. Ecco, nell'inquadro, aspetta che vi qui, faccio anche qui. Una foto ricordo. Nel frattempo noi invito alla regia Ricchi a preparare il video documentario, che è quello con cui chiudiamo. Sì. Chiamo sul palco tutti quelli presenti, ok? Quindi sì, tutti fare, quelli c'è il pubblico che lì sono fare stati... foto. Sembra normale. Cosa? Per fare foto, ma c'è il pubblico lì, vabbè, ce la facciamo fra di noi. Ok, allora, tutti sul palco. Allora, noi dobbiamo far vedere anche un video inedito. Applausi. Molla, Manola, Marzia Di Cessa, Trambusti, Alessio, poi ci sono altri che sono rimasti. Malandrino e Veronica, non so dove sono, sta arrivando dal fiume. Eccolo qua, Paolo Veronica. Grazie per essere venuti. Malandrino. Intanto. Allora, grazie Silver per tutto. Grazie a loro. Vi ricordo che sul palco abbiamo i due recordman di visualizzazioni, Silver Nervuti per i montaggi e l'intervista che ho fatto a Fabio Milani è ormai sul milione di visualizzazioni. Quindi sono i due eroi di un mondo che ha detto sì alla vita, sì alla Costituzione. Sì al diritto di decidere come curarsi, cosa mangiare e cosa fare. Grazie. Silvio Nervuti. Grazie. Un grande applauso a lui che è stato il catalizzatore di questa serata. Mi spieghi il video con cui ci lasciamo? Sì, lasciamo con questo video che è un video inedito che fa parte di un nuovo docufilm che andrà io il 15 di aprile sarò a Roma e nello stesso momento verrà presentato questo nuovo docufilm che si chiama Pandemonium con questo video di introduzione con anche un finale mio e quindi io dovrò essere a Roma e a Bergamo, ma ce la farò solo da una parte. Ok, grazie, buonanotte. Buonanotte. Documentario. C'era una volta l'Italia, la storia, l'arte, la moda, la cucina. C'era una volta un elemento virale. Per debellare questo elemento virale si scelse di fare all'italiana. Ognuno come gli pare. Tutto iniziò con i primi negazionisti, che uscivano con dichiarazioni e prese di posizione con basi logiche approvate da tutti. Burioni che diceva che in Italia il rischio Covid-19 era zero, Bassetti che la nostra sanità è all'avanguardia e potevamo stare tranquilli, Mirabella che il Covid-19 non era contagioso e non sarebbe arrivato qui da noi, Formigli e la Merlino che mangiavano in voltini primavera in diretta dicendo «Non c'è pericolo!», Gori che per solidarietà andava a pranzo al ristorante cinese con tutta la giunta, lo spritz di Nardella e Zingaretti al motto abbracciamo un cinese. Poi all'improvviso la situazione si ribaltò.
I negazionisti passarono il testimone, cioè il marchio, a quelli che non avevano ricevuto nessun bonifico, accusandoli di essere negazionisti. A quel punto si mise in moto la macchina mediatica che a reti unificate iniziò a bombardare i televisori di tutta Italia, isole comprese, con slogan terroristici da fine del mondo. Le onde allarmistiche varcarono i muri di Montecitorio, dove gli allora 630 deputati, ovvero 10 milioni di euro al mese a stare bassi, iniziarono a preoccuparsi fino al punto di diventare loro stessi megafoni del nuovo tormentone mediatico, per poi prendere decisioni mai viste nella storia. 60 milioni di persone chiuse in casa da un giorno all'altro, cioè fuorché quelle che facevano lavori socialmente utili e che quindi potevano essere sacrificate, ma solo per 15 giorni, eh? E poi 15 giorni. Vabbè, giorno più, giorno meno. A quel punto venne fuori tutta l'integrità e l'unione dell'italiano medio. L'esodo di milioni di persone che scappavano in treno dalla Lombardia per andare ad infettare il sud, dove un popolo terrorizzato accoglieva questi untori sbraitando che stavano portando il virus al sud. E dove poi tutto il sud ha avuto meno casi della sola Lombardia. Che strano. Poi l'hashtag andrà tutto bene e gli arcobaleni sui balconi. L'elicottero delle forze dell'ordine che cacciava uno che stava sul suo asciugamano a prendere il sole in spiaggia, le spiagge pattugliate coi droni, mentre gli spacciatori al parco incassavano milioni, le barche bloccate in porto, tranne quelle per la pesca, e tutti a comprare lenze e canne da pesca, quelli che potevano uscire coi cani e quelli che per uscire se li facevano prestare, i negozi coi prodotti per la salute che erano chiusi, ma le tabaccherie per vendere le sigarette erano aperte, la mucchina era sparita dai supermercati e la trovavi solo al mercato nero a cifre che superavano il Dom Perignon, i ristoranti chiusi ma gli autogrill aperti, le altalene dei bambini legate e chiuse con il nastro, i cantanti e gli applausi sui balconi, Barbara D'Urso che ci insegnava a lavarci le mani, migliaia di sanitari che ballavano Gerusalemme e incolpavano i Novax di non avere rispetto per i morti, e poi uno spiraglio. E il chiudiamo due settimane per uscire dalla pandemia diventò chiudiamo a Natale per salvare la Befana, chiudiamo alla Befana per salvare la Pasqua, chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate, e poi di estati ne sono già passate tre. In ascensore dovevi premere il bottone con il gomito e poi i termoscanner, la definizione di congiunti che ha ucciso tutti i vocabolari che si stanno ancora rigirando nelle tombe, i terribili runner colpevoli di far circolare il virus se andavano troppo lontano dal proprio domicilio, poi l'attività sportiva limitata solo nelle fasce orarie tra le 8 e le 10 di mattina o le 18 e le 20 di sera, in macchina al massimo in 4 se familiari, altrimenti in 2, uno davanti e uno dietro, nel sedile opposto, se avevi tre figli dovevi fare due viaggi o uno doveva prendere il taxi, le autocertificazioni per andare dove dovevi andare col motivo del perché ci dovevi andare, il padre multato per aver portato il bambino a prendere aria nel giardino condominiale e che se invece avesse portato il cane non sarebbe stato multato, le incursioni delle forze dell'ordine nelle chiese, fuorché a Medjugorje, Alessandro Gassman che chiamava la polizia perché c'era una cena nell'appartamento a fianco, l'immunità di gregge che era il 60% e poi 70%, poi 80%, poi 90%. Oggi di immunità di gregge non c'è traccia. È rimasto solo il gregge. L'immunità ce l'ha chi ha detto una minchiata a reti unificate, tipo i politici, i VIP e i calciatori che potevano andare dappertutto immuni a qualsiasi virus. Poi un bel giorno avvenne il miracolo. Arrivò il Siero Salvatore, il Sacro Graal, a meno 80 gradi attraverso le Alpi, dentro il furgone dei surgelati, scortato dai carabinieri, in diretta per ore su Skype D24 con l'elicottero dall'alto e i reporter appostati lungo il percorso, gli hub vaccinali presi d'assalto a spintoni, mostrando al mondo proprio come si ottiene la scimmunità di gregge, il generale Figliuolo che avrebbe stanato i Novax casa per casa per vaccinarli con un siero sperimentale, i supermercati con gli scaffali proibiti dove potevi comprare da mangiare ma non i libri, le calze o una padella, e via con un'altra estate, ma col coprifuoco serale e le spiagge transennate dopo le 20, i recinti e il plexiglass anche in spiaggia fra gli ombrelloni, il gelato con il cono no ma la coppetta sì, i dolci in pasticceria no ma al supermercato sì, il divieto di vendita di alcolici dopo le 20, perché giustamente fino alle 20 il virus si riposava, gente da sola in auto con la mascherina e i guanti, c'è ancora adesso ma va là, sì. Poi la tachipirina e vigile attesa, i banchi a rotelle dell'Azzolina,
Anna. Galli che funzionicchia. Bassetti che due dosi sono sufficienti per l'immunità a vita. Draghi che se non ti vaccini ti ammali, muori. E che se ti vaccini hai la garanzia di ritrovarti tra persone che non sono contagiose. E non ha mai chiesto scusa. Mai. Né lui né i false checkers che lo hanno difeso. Chi non si vaccina e si ammala si deve pagare le cure. E poi le regioni a colori. Non potevi uscire dal tuo comune, però potevi tranquillamente andartene all'estero in vacanza. Era certamente meglio aiutare l'indotto turistico straniero piuttosto che far guadagnare due soldi a qualche povero stronzo italiano. E i sensi unici pedonali. I sensi unici pedonali. I sensi unici pedonali. I sensi unici pedonali. E poi il vaccino per ottenere il Green Pass. Il Green Pass rafforzato. Il Super Green Pass. E per la prima volta nella storia un vaccino ti garantiva l'entrata al ristorante, a teatro e in palestra, ma non ti garantiva ciò per il quale era stato creato, visto che dovevi continuare a vaccinarti, a portare la mascherina e potevi infettarti come se non avessi nessuna protezione. Anche dopo due, anche dopo tre, anche dopo quattro. Ma la colpa continua ad essere dei negazionisti. Praticamente è la prima volta nella storia che l'inefficacia di un farmaco è colpa di chi non l'ha preso. Ditemi, quanti anni sono che esiste il vaccino antinfluenzale? Quello che molti fanno tutti gli anni. Non lo sapete? 70 anni. 70 anni. Ok, nonostante siano 70 anni che vi fate l'antinfluenzale, l'influenza è stata sconfitta. L'avete capita o ve la dobbiamo spiegare? È tardi. No, grazie. Grazie per essere venuti. Grazie per essere venuti questa sera. Io ringrazio tutti perché siete davvero tanti e considerando che 200 sono rimasti fuori, io non so, cioè, quando mi hanno detto che era pieno, dopo tre giorni, ho detto qui c'è tanta gente matta in giro che davvero, non lo so. Comunque grazie a tutti. Grazie, alla prossima. Grazie. Thank you.